Benvenuti a questa terza giornata di CARES, di Ethical Chef Days. Insomma, molti di voi sono già stati qui, conoscono anche questa giornata, quindi di riflessioni, di spunti. Nelle edizioni passate abbiamo avuto tantissimi relatori, quasi quanto gli chef che da tutto il mondo accorrono, insomma, si raccolgono qui in queste giornate, quindi dedicate all'etica e alla sostenibilità. Il motto è Think Big, Think Sustainable, ovvero la sostenibilità, insomma una riflessione che dalla sostenibilità arriva a ragionare su modelli di sviluppo, di produzione, quindi dalle realtà più piccole e locali fino magari invece a grandi multinazionali. Come? Perché? Per farlo coinvolgeremo quindi aziende, realtà di varia tipologia, di vari settori e soprattutto di varie dimensioni per rispondere a quelli che sono un po' i quesiti, se volete anche le sfide che ci aspettano in questi anni. Prima di cominciare e quindi darvi un benvenuto ancora più forte, voglio chiamare qui sul palco i fondatori di CARES. Questa appunto siamo già alla terza edizione della Winter Edition. Nel 2017, tra l'altro, c'è stato insomma questo raddoppio, non solo l'edizione in Alta Badia, ma anche un'edizione estiva, salina, e insomma molti di voi sicuramente erano presenti. I due fondatori di CARES sono quindi Paolo Ferretti, fondatore di HMC, e Norbert Niederkofler, chef del Sant'Ubertus di San Cassiano. Li chiamo qui sul palco, quindi, per darvi il loro caloroso benvenuto qui a CARES, Paolo e Norbert. Scommetto che eravate ancora lì a gustarvi la colazione di Andrea Tortora, lo chef fattissier del Sant'Ubertus. Anzi, spero che sia rimasto qualcosa. C'è. Ciao Norbert, noi non ci siamo neanche ancora visti. La montagna, buongiorno. La montagna. Ciao Paolo. Ciao. Noi sì. Eccovi il microfono. Ci sediamo. Va bene, mi accomodo qua con voi. Quindi 2017 avete fatto, direi, avete superato voi stessi con la doppia edizione, chef da tutto il mondo, con anche dei talk molto interessanti sulla sostenibilità dei mari, dell'agricoltura. E questa edizione però, insomma, la sfida sale sempre di più e c'è l'idea di quindi ancora più internazionalità, ma anche importanti partner coinvolti e che oggi avranno anche la possibilità di raccontare il perché del loro supporto a CARES. Norbert. Io. No, ma innanzitutto per fare un evento così ovviamente dei partner ci vogliono. Poi siamo molto molto contenti che abbiamo trovato veramente dei partner fantastici che ci seguono non solo come sponsorizzazione, però anche come metodo di pensare, come metodo anche di lavorare. Penso che siamo arrivati dopo l'esperienza di Salina che abbiamo fatto, abbiamo visto che veramente è un mondo, perché prima ci siamo limitati un po' sulla montagna, però abbiamo visto che c'è veramente un mondo fuori dove abbiamo possibilità di fare, dove abbiamo possibilità. Cioè noi non è che vogliamo far diventare il mondo green, noi due. Noi vogliamo dare dei spunti anche per le persone singole di rivedere un po' quello che si fa anche a casa, le aziende di rivedere un po' quello che si può fare e dove si può andare a cambiare un po' questo mondo, è di cercare di lasciare qualcosa per i nostri figli, che secondo me è molto importante, se questa è la cosa. Io, e poi anche di portare in giro la cultura italiana. Tra l'altro quest'anno è stato un anno per te, Norbert, direi di grandissime soddisfazioni, la terza stella Michelin, però anche il premio sostenibilità dell'Espresso. CARES, pensi che anche questa network che avete creato, queste tante occasioni anche di raccogliere spunti da tutto il mondo, può aver contribuito poi a creare anche questo pensiero comune e poi magari valorizzare quella che è la sostenibilità del tuo ristorante? Ma sicuramente la carta vincente era Cook the Mountain. Cook the Mountain è questo concetto che nasce circa 8-9 anni fa, che lì praticamente assieme a Paola abbiamo rivisto un po' tutto il modo di pensare la cucina, e sono tanti che mi hanno dato proprio del matto,
cambiare la cucina in una maniera così drastica, cioè praticamente a togliere tutti i prodotti commerciali, tutti i prodotti cioè, di grande fasciatura, cioè tra fegato grasso, tra astice, tra caviale, cioè io non so niente contro questi prodotti qua, però solo non fanno parte della nostra cultura, non fanno parte della cultura della montagna, e per quello ho deciso di fare questo passaggio, e devo dire che questa qui era la carta vincente. Poi ovviamente un evento che ho fatto prima, la Chef's Cup, non faceva più parte di questo pensiero, e così abbiamo cambiato anche Chef's Cup in un evento che oggi è Cares, che secondo me abbiamo fatto la strada giusta, abbiamo fatto la scelta giusta e abbiamo anche azzardato non poco ma tanto, però sono contento, sono contentissimo. È cominciato veramente la grande l'autunno l'anno scorso col premio di sostenibilità alla guida dell'Espresso, che era veramente una bellissima cosa. Poi ovviamente per un cuoco prendere 3 stelle Michelin e saperlo mezz'ora prima della conferenza stampa, ogni tanto mi sveglio ancora adesso e dico: ma è vero? Meritato, assolutamente. Beh, di sicuro coraggio non ti manca. Io dico sempre: soldi e paura mai avuti, per quello. Ecco, soldi e paura. Quindi un po' di incoscienza che però abbiamo visto paga, ma anche mettere in piedi un evento di questo tipo, di queste dimensioni, con relatori che vengono, se non sbaglio, da 5 continenti, più di... Oggi avremo, se non anche qui, quasi 30 interventi da tutto il mondo. Anche qui ci vuole un po' di incoscienza, Paolo. Innanzitutto 38 chef da tutto il mondo che fanno più di 2200 pasti all'incirca, perciò in 4 giorni. Non, sì, l'evento è sicuramente molto complicato, però non vorrei parlare tanto dell'evento di Kers in generale, perché abbiamo già avuto modo di affrontarlo durante la conferenza stampa, però vorrei parlare della giornata odierna, che è una giornata che è nata e rinata anche grazie a molti commenti, a molti stimoli che ci sono stati dati dai partner. E noi l'abbiamo sempre trattata in 2 giorni, i convegni li abbiamo sempre trattati in 2 giornate precedentemente. Invece quest'anno facciamo una giornata molto condensata, senza altre attività collaterali, quindi non ci sono cene, sciate, gite in carrozza, visite a Masi, non c'è niente oggi, però invece l'abbiamo dedicata a questo evento, a questa attività che per noi è molto importante. Quindi sicuramente una giornata impegnativa, ve lo dico subito, perché è molto incalzante. Abbiamo un break a mezzogiorno, però tutta la giornata si sussegue tra un intervento e l'altro. È una giornata che l'abbiamo impostata su 2 temi principali, ma Lisa ve li spiegherà meglio sicuramente, però l'abbiamo integrata con alcuni interventi dei nostri partner, con il Why We Support Kers, perché poi alla fine sia gli ospiti che gli chef che i giornalisti ci hanno sempre detto: ma anche voi, anche tu e Norbert, alla fine vi dovete, tra virgolette, come si dice, prostituire ai grossi marchi, perché alla fine sono solo loro che vi danno le risorse. E questo non è vero, perché noi non ci prostituiamo assolutamente ai grandi marchi, anzi sono loro che si sono avvicinati a Kers. È un discorso opposto. Con Audi abbiamo fatto un discorso molto interessante, li abbiamo stimolati, vero Norbert? 4 anni, 5 anni fa con Cook the Mountain ci siamo trovati in riunione e stavamo andando via in Norbert, perché gli avevano detto: no, vorremmo fare una cosa così, o venite col libro, o venite col sostenibile, o se no andiamo da qualcun altro. Per fortuna, per noi e per loro, ovviamente, l'hanno capita, però molti altri sponsor o partner hanno deciso di seguire la stessa strada, quindi con tutti, da Miele a Lavazza, a San Pellegrino, a tutti, a Vodafone ovviamente che ci supporta, ma di Vodafone poi volevo parlare un attimo nel dettaglio, tutti i partner hanno deciso di supportarci con dei progetti molto sostenibili, se riescono, perché è molto difficile, forse più etici. Quindi abbiamo ideato questo piccolo palchetto che viene occupato per 15 minuti dai nostri partner, e loro possono liberamente spiegare perché supportano Kers e quindi perché hanno deciso di seguire la nostra strada. Vodafone è entrata anche qui perché Vodafone, cioè sembra proprio assurdo, anche noi ce lo domandavamo, ma Vodafone poi alla fine, e no, invece poi ragionando Vodafone
è molto importante, perché se voi pensate a tutto il discorso della mobilità, come è cambiato, del trasporto delle informazioni, quante cose possiamo fare senza poi indubbiamente anche inquinare o non essere etici, grazie alla rete, grazie alla comunicazione, grazie alla possibilità di trasportare informazioni, è molto importante anche per la sostenibilità. Poi la raggiungibilità di territori che forse prima non potevano essere raggiunti dalla mobilità e adesso sono raggiunti dalla rete, sappiamo benissimo che in Africa è molto più attiva la rete che la linea classica, quindi alcune informazioni sicuramente viaggiano molto meglio. E poi abbiamo scoperto prima chiacchierando tutto il discorso della prevenzione, e Oscar ne parlerà probabilmente, il discorso della prevenzione medicinale o della prevenzione animale su alcune malattie, e Vodafone sta impiantando una rete che favorisce adesso ne parleranno loro più nello specifico, però favorisce la tracciabilità degli animali, delle bestie a lunga distanza, e quindi queste possono essere curate o addirittura non curate ma consigliate nell'allevamento, quindi possiamo avere un prodotto migliore, alla fine un prodotto anche per noi più sostenibile. Quindi Vodafone ben venga a sostenere i Care Stock e vi auguro un'ottima giornata. Grazie. Quindi adesso mi lasciate a me tutta la gestione di questa bellissima giornata. Grazie per avermi scelto. Sì. E, per chi non mi conosce, sono Lisa Casali, sono una scienziata ambientale, mi occupo di sostenibilità, e grazie ancora a Paolo e Norbert per la fiducia, quindi nel lasciarmi la conduzione di questa giornata. Questa mattina avremo quindi partner testimony, quindi che si intervalleranno su questo palco, e anche nel pomeriggio, mentre i due talk, come vedrete insomma tra poco, saranno focalizzati. Il primo in particolare su seminare in piccolo e raccogliere in grande, parleremo di agricoltura, ma non solo, parleremo soprattutto di metodi di sviluppo, di produzione che siano sostenibili su larga scala, o comunque il confronto tra locale e globale. Mentre nel pomeriggio ci focalizzeremo un po' sul tema del un utilizzo più efficiente delle risorse naturali, in particolare con la declinazione non spreco. E vedrete, i relatori di questa giornata sono estremamente diversi tra loro, provengono da realtà completamente differenti, quindi dal mondo della ricerca, della consulenza, aziende, ma anche tanti cuochi, insegnanti. Vedrete, molti punti di vista diversi, e l'idea è di avere un vero e proprio dibattito, quindi uno scambio di opinioni, di pareri, per magari trovare qualche risposta interessante, oltre che qualche elemento di riflessione. Prima di entrare quindi nel vivo del primo talk, abbiamo tre di questi contributi da parte dei partners di CARES. Il primo è quello di Vodafone, di Alessandro Canzian, che è responsabile marketing e sales corporate, che invito qui sul palco. Sono riuscito a trovare... Ciao Alessandro, buongiorno. Sono riuscito a trovare il modo di entrare. Buongiorno. Buongiorno Lisa. Buongiorno. Lascio a te quindi la parola. La domanda è quindi: perché Vodafone supporta Dà una CARES? Certa sensazione di importanza questo palchetto. Prima cosa, è vero, ho cercato io Paolo, quindi non è CARES che cerca le multinazionali, ma sono le multinazionali, in particolare parlo di quella per la quale lavoro, che è un'azienda grande, un'azienda che opera in 40 paesi al mondo, e che è un'azienda che ha la necessità di pensare sustainable proprio perché è grande, e ogni decisione che prende poi ha una ripercussione su, per esempio in Italia, 20 milioni di clienti consumatori, di persone che utilizzano i suoi servizi, di alcune decine di migliaia di aziende, e dei suoi dipendenti, di circa 7.000 persone che lavorano per la nostra azienda in modo diretto e altre 20-25.000 che ci lavorano in modo indiretto. CARE è un movimento, come il movimento che si è creato in questi anni attorno al cibo e attorno a una sensibilità nuova che punta a raccogliere l'essenza del
del cibo non solo come prodotto finale, prodotto da consumare, ma dal momento in cui questo viene appunto prodotto, appunto è un movimento in rete, una rete di persone che attraverso una rete tecnologica, anche attraverso una rete tecnologica, entrano in contatto, raccolgono informazioni, hanno accesso a informazioni in modo estremamente rapido rispetto a quanto era possibile fare fino a solo pochi anni fa, e una volta che hanno le informazioni hanno anche la possibilità di avere accesso al bene, di avere accesso al prodotto, di avere accesso a un'iniziativa come quella di oggi, di cui magari molti di voi, io sicuramente, hanno appreso dalla rete. Ecco, questa rete, una rete tecnologica che si è evoluta molto negli ultimi anni, è una rete che è un grande consumatore di energia, quindi il primo elemento di sostenibilità che Vodafone considera quando deve progettare un'evoluzione tecnologica che ha impatti sulla rete è il fatto che, devo dire che di antenne ne servirebbe sempre una in più perché c'è sempre un punto dove non si copre abbastanza, però ecco, la copertura dei servizi 4G che noi stiamo erogando viene erogata da 20.000 antenne che coprono il territorio italiano, quindi il fatto che si riesca per esempio a fare risparmiare un pochino di energia a ciascuna singola antenna ha un effetto leva importantissimo di riduzione del consumo su tutto il territorio. Vi faccio un esempio concreto giusto per trasferirvi alcune delle leve e delle iniziative che facciamo per aumentare appunto la sostenibilità, nel senso, o meglio, nel ridurre il disturbo che diamo all'ambiente nel erogare i nostri servizi. Vi dicevo, le reti si sono evolute in questi anni, sono state costruite all'inizio come reti di seconda generazione, si telefonava prevalentemente, poi è stata costruita una rete 3G che permetteva di inviare messaggi, di iniziare ad avere i primi rudimentali accessi ad internet, ora abbiamo una rete 4G che è una rete che permette di fare un po' tutto quello che si vuole attraverso uno smartphone, attraverso un computer, anche vedere dei video per esempio, che era una cosa che fino a poco tempo fa era difficile fare, anche distribuire i video che vedevamo prima appena entrati andare sullo schermo. Ecco, queste tre reti consumano energia. Facendole funzionare insieme, diciamo utilizzando delle tecnologie per farle funzionare insieme, si risparmia in modo significativo energia. Vi do un numero, circa 130 gigawatt ora. 130 gigawatt ora sono quello che consuma una grande città, che potrebbe essere anche Roma. Quindi una cosa consistente. Aggiungendo un altro po' di intelligenza, abbiamo iniziato per esempio in alcune aree del paese a spegnere la rete quando la gente non la utilizza, per esempio di notte, o per esempio in alcune aree ridurre le frequenze utilizzate nei mesi estivi quando le grandi città si svuotano. Anche questo ha portato un ulteriore risparmio energetico, portando a circa 160 gigawattora la quota di energia che risparmiamo in un anno. Esempio concreto per ridurre il nostro passaggio sull'ambiente. Questa rete è una rete che mette in contatto le persone e qua ne abbiamo un esempio di persone che sono in contatto. Mi piace citare un altro ambito, un ambito portato avanti dalla nostra fondazione. Noi abbiamo la fondazione Vodafone che è presieduta da Alex Zanardi, che è una persona con tante energie ed è un trascinatore, e abbiamo lanciato una iniziativa di rete, abbiamo messo in rete le associazioni che stimolano, promuovono lo sport fra le persone diversamente abili, realizzando una piattaforma che si chiama OSO, non so se ne avete sentito parlare, ma mi farebbe piacere che andaste a vedere il sito, vi scaricaste l'app, che ha come obiettivo proprio quello di utilizzare una tecnologia, quella della nostra rete, delle modalità di accesso che sono quelle del nuovo mondo digitale, per mettere in collegamento. In Italia ci sono circa 700.000 ragazzi e ragazze
diversamente abili, e solo il 10%, anzi poco meno purtroppo del 10% di loro fa sport. Ecco, di mettere in contatto fra di loro persone che vogliono fare sport, metterle in contatto con le associazioni che permettono e insegnano a loro di fare sport, e metterle anche in contatto con chi produce le attrezzature, le carrozzine, le protesi adatte a fare sport. Ecco, questo è un contributo che diamo sostanziale per utilizzare una tecnologia digitale al servizio di chi ha bisogno di avere accesso a delle cose. E guardate bene, non è una questione di solidarietà, è una questione di abilitazione ad utilizzare e a fruire in modo più completo di cose che sono, a dir la verità, a disposizione di pochi e che devono essere a conoscenza di tutti. Se ritenete, Alessandro, io ho concluso noi qui. Intanto poi ti ospiteremo anche nel talk tra poco, e, molto interessante questo spunto sul risparmio energetico, credo che lo approfondiremo poi anche più tardi, perché poi ovviamente usare meglio le risorse e risparmiare energia ha un grande impatto poi anche complessivamente sui metodi di produzione, quindi grazie. A dopo allora. Grazie. Bene, passiamo subito al secondo intervento da parte dei partners di CARES, cioè quello di Lavazza, quindi sale sul palco Michele Cannone, che è Head of Food Service. Michele, anche a te la domanda. Grazie. Perché Lavazza sentite? Supporta CARES? Sì. Allora adesso faccio una prova tecnica per vedere se funziona tutto, dovrebbe funzionare così. Non funziona chiaramente. Ok, perfetto. Allora, nei prossimi 15 minuti vi racconteremo un po' che cosa fa una grande azienda come Lavazza quando si affronta il tema della sostenibilità, che ahimè ci accompagna quotidianamente. È un tema abbastanza controverso che si racconta nel mondo del caffè, ma non vi voglio tediare con migliaia di numeri, ma giusto due cose di contesto. Il mondo del caffè è fatto ancora oggi da 20 milioni di coltivatori nel mondo, e i numeri tendono a crescere. Small is beautiful, piccolo è bello, forse nel caffè, vedrete dopo, c'è qualche elemento che dovrebbe farci, diciamo così, riflettere su quanto se il piccolo è effettivamente bellissimo, soprattutto sostenibile. In termini di problematiche, climate change, lo sappiamo tutti, fa sempre più caldo e il caffè cresce in montagna, soprattutto quello buono. Se continua a far più caldo non ci sarà più spazio per coltivare caffè. Quindi dovremmo trovare delle soluzioni. Ma non è solo il problema del clima, nel mondo del caffè c'è un problema sociale molto grosso. Nei paesi emergenti i contadini non vogliono più stare in piantagione e quindi la situazione inizia a essere estremamente complessa. Quindi ci sono grandissimi punti di domanda su quello che sarà il futuro di questo bellissimo mondo. Detto questo, che cosa abbiamo fatto come Lavazza nel corso degli anni? Allora, diciamo che il progetto, chiamiamolo così, sostenibilità per Lavazza parte dal 2002. Nel 2004 è entrato a regime con la creazione della Fondazione Lavazza, che fa esattamente queste cose qui. Quindi quando si parla di sostenibilità, ahimè, si parla sicuramente di qualità, ma in realtà il vero obiettivo è mettere in condizioni i contadini di fare meglio il loro lavoro e vendere al meglio il loro caffè. Questo è un po' il punto. Poi l'eccellenza ci piace tantissimo, ma dobbiamo leggerla in un contesto un pochettino più, direi, se vogliamo, sostenibile. Che cosa abbiamo fatto? 21 progetti in giro per il mondo, in realtà abbiamo girato il mondo con i nostri progetti, l'abbiamo fatto da solo e con altri. Fare un progetto di sostenibilità concretamente non è semplicissimo. Immaginate che quando si va in piantagione, questo signore che coltiva il caffè riceve la visita di qualcuno, generalmente un team, no? Fatto da agronomi, da addetti a quelli che sono servizi, infrastrutture, gli dicono guarda, quello che stai facendo non funziona, devi rimettere in discussione quello che tu stai facendo. In termini tecnici significa che questo signore per 2-3 anni mette a serio rischio il suo reddito giorno dopo giorno. Voi immaginate se qualcuno viene da tutti noi e ci dicono guarda, non è che stai facendo benissimo, ma per 2 anni forse guadagnerai di meno o forse dovrai trovare soluzioni alternative. Quindi il primo punto è bisogna mettere in condizioni questi signori di poter veramente credere in primis e pensare a un futuro diverso. Questo è il motivo per cui quando si parla di
progetti veri, ahimè, è un progetto di team fatto con organizzazioni diverse che si occupano di varie tematiche, partendo dagli aspetti ambientali, sociali e ovviamente anche i temi, diciamo così, legati alle coltivazioni del caffè. Il caffè ovviamente cresce a certe latitudini nel mondo. Quello che abbiamo fatto nel corso dal 2002 a oggi è provare a coinvolgere circa 60.000 contadini in giro per il mondo, e qui trovate sulla cartina vari progetti che più o meno hanno toccato i vari continenti. C'è tantissimo da fare, siamo all'inizio di questo percorso e ovviamente la Lavazza, pur essendo grande, rappresenta un ingrediente sicuramente fondamentale, ma credo che tutti noi dovremmo essere un po' sensibilizzati quando pensiamo a ciò che arriva nella nostra tazzina quotidianamente. C'è il lavoro di milioni di contadini, ci sono grosse opportunità, per usare un termine, per essere ottimisti e fiduciosi, e tutti noi credo possiamo dare un contributo all'evoluzione di questo mondo. I progetti sono una cosa, i prodotti sono un'altra cosa. Il grosso punto di quando si fa un progetto, è triste dirlo, ma da lì che cosa uscirà, che prodotto uscirà, ci sarà prodotto disponibile per tutti, perché poi noi viviamo anche di fatti, ovviamente, siamo sul mercato, dobbiamo rendere i prodotti disponibili. E quello che abbiamo provato a fare a seguito dei nostri progetti è di creare un marchio che si chiama Tierra, che aveva come obiettivo quello di iniziare a utilizzare i caffè che arrivavano nei nostri progetti con altri caffè che arrivavano da piantagioni sostenibili certificati da Rainforest. E questo è il percorso che abbiamo condotto, che stiamo continuando a portare avanti, e oggi vi vogliamo raccontare in chiusura l'ultimissima puntata di questo progetto, che è ovviamente più che mai contemporaneo. Che cosa sta accadendo? È una bellissima storia, nel senso che in questo caso è a lieto fine, sì, diciamo che... Parliamo di Colombia. Abbiamo uno dei nostri ultimi progetti, arriva dalla Colombia, arriva dall'area di Meta, famosa, ahimè, triste dirlo, era l'Eldorado del caffè per i colombiani. La Colombia è il terzo paese produttore di caffè nel mondo, pare, dicono, uno dei migliori caffè al mondo, pare, di gustibus mi viene da dire. A Meta, 50 anni fa, 60 anni fa, un gruppo di contadini decide di trasferirsi perché, come in tutte le buone regioni del mondo, c'era bisogno di terra. Arriva, succedono, come sapete tutti, ahimè, problemi sociali, guerra civile, FARC, e le FARC in qualche maniera convincono, per usare un termine elegante, questi signori a convertire le loro piantagioni di caffè in qualcos'altro. Risultato finale, distruzione, deforestazione, grossi danni ambientali e ovviamente, come potete immaginare, ripercussioni importanti in ambito anche sociale allargato. Bene, dal 2008 in poi, come sapete, la situazione in Colombia è cambiata. Nel 2013, grazie a questo Land Restitution Program, che è il programma che è stato avviato dal governo colombiano per ridare, diciamo, l'infa a questo, alla coltivatore di caffè, abbiamo riniziato, abbiamo supportato alcuni di questi contadini nella fase di ricostruzione delle piantagioni, nei processi di ridefinizione di quelle che sono le politiche agricole, sociali, infrastrutturali, e quest'anno per la prima volta siamo in grado di commercializzare il caffè che arriva da quell'area. Per darvi un'idea, questo è quello che si trova in una piantagione. Okay, quindi non stiamo pensando a latifondi, ci sono nel caffè, se uno va in Brasile trova delle distese enormi e così via, questo è di quello di cui oggi stiamo parlando. Questo era Meta all'inizio del progetto. Chiaramente quando pensiamo a interventi concretamente stiamo pensando a, quando dicevamo prima, small is beautiful, alcuni di questi appezzamenti valgono 3 o 4 ettari. Il problema di questi contadini purtroppo è di non essere in grado nemmeno di comprare gli attrezzi, diciamo, di base per poter portare a termine la loro raccolta, la loro attività. Quindi il fatto di fare un po' di sistema in questo caso li aiuta e gli permette di ovviamente migliorare rese, qualità e così via. Ovviamente le regioni sono splendide e questo è da cui siamo partiti, e questo è il caffè, ahimè, quello che troviamo in cartina. Si inizia così. La comunità ovviamente è coinvolta, perché quando per loro la cosa fondamentale, immaginate, è ok, va benissimo il caffè, ma io in qualche maniera devo provare a arrivare a sera, come si suol dire, e questo è il modo con cui hanno insediato uno dei primi ristoranti all'interno della comunità. Fine del mio intervento, siamo arrivati alla fine. Tierra Colombia, lo assaggerete dopo in anteprima, noi lo presenteremo settimana prossima, crediamo che sia un eccellente caffè. È la nostra interpretazione del caffè colombiano, che contiene all'interno del blend i caffè che arrivano dal nostro progetto,
credo che sia un'opportunità e soprattutto ci auguriamo che tutti noi possiamo pensare in maniera diversa per il prossimo nostro futuro, anche pensando al caffè. Grazie Michele, tra l'altro oltre a rispondere alla perché Lavazza quindi è impegnata per l'ambiente e perché sostiene Kers, direi che ci ha dato anche un bello spunto del perché non è solo una tazzina di caffè, insomma tutto quello che c'è dietro la produzione e anche forse il grandissimo divario che ci può essere tra produrre una tazzina di caffè sostenibile oppure farlo invece con metodi completamente differenti, e questo progetto è molto interessante, quindi penso che saremo tutti curiosi di assaggiare questo nuovo caffè. Grazie. Grazie, buona giornata. Abbiamo un terzo intervento come partner in questa mattinata, prima di quindi dare spazio ai relatori e fare quindi il primo talk di questa giornata, ed è l'intervento di San Pellegrino. Chiamo qui sul palco Marco Barbieri, che è l'International Business Unit. Buongiorno. Ciao Lisa, buongiorno anche da parte mia. Perché San Pellegrino e Acquapanna anche a Kers? Ma direi che le parole utilizzate da Norbert stamattina sono un po' la chiave, un metodo di lavoro. Noi come acque italiane di riferimento nel mondo della gastronomia abbiamo ovviamente abbracciato anche l'idea della Chef Cup di Norbert, di Giancarlo e di tutte le persone che nel territorio hanno lanciato quell'evento qualche anno fa, però abbiamo anche continuato a sostenere le iniziative di Norbert con l'inserimento anche della parte più ideologica e di pensiero con appunto la relazione che ha avuto attraverso Cook the Mountain con Paolo Ferretti, e ovviamente era molto naturale proseguire in questa direzione tenendo e mantenendo la nostra posizione all'interno anche di Kers. 3 anni che ci hanno visti protagonisti, credo anche nell'evoluzione, e oggi è anche la dimostrazione che l'evento ha una certa importanza nell'ambito italiano, ma non solo, ma anche internazionale, e che sicuramente potrà avere un futuro ben definito e di successo. E San Pellegrino è un brand che ovviamente tutti in giro per il mondo conoscono, abbiamo una presenza ormai ben consolidata intorno a 150 paesi, praticamente coprendo tutti i 5 continenti. Ovviamente quello che noi da sempre, dal 1899, da quando abbiamo iniziato a imbottigliare acqua e esportarla non solo in Italia ma in giro per il mondo, ci prendiamo cura di quello che è un bene prezioso. E questa è la chiave del lavoro che un'azienda come San Pellegrino ha sempre fatto storicamente. E ovviamente in più di 100 anni a un certo punto abbiamo dovuto pensare a cosa poter dare, diciamo, indietro rispetto al successo e alla popolarità e alla notorietà che il nostro marchio ha avuto in più di 100 anni. Perciò abbiamo ovviamente pensato di investire del tempo, delle risorse su quello che è il nostro mondo, il mondo della ristorazione, il mondo dell'alta gastronomia di eccellenza, cercando di dare un segnale molto forte nel continuare a ricercare il futuro nell'ambito di quello che era l'alta gastronomia. Ed è per questo che 3 anni fa, da un progetto embrionale, che era un evento che da più di 10 anni facevamo a Venezia, la San Pellegrino Cooking Cup, abbiamo pensato di coinvolgere a livello mondiale sempre più forte i giovani talenti della grande cucina e della grande gastronomia. Ed è per questo che è nato nel 2015 il San Pellegrino Young Chef, un progetto che nell'ultima edizione ha coinvolto
più di 2000 partecipanti. È un progetto che nasce banalmente da un'applicazione che ogni giovane chef sotto i 30 anni può fare sul nostro sito Fine Dining Lovers. Come vedete abbiamo dei numeri molto interessanti, abbiamo deciso poi di dividere il mondo in 21 geografie dove alla fine di novembre sono state realizzate 21 finali che vedranno partecipare questi finalisti di regioni e di nazioni nel gran finale di Milano nella prossima primavera. Non avremo solamente i 21 finalisti che saranno partecipanti appunto alla selezione finale di Milano, ma loro saranno accompagnati da 21 grandi cuochi della loro area. Perciò non solamente dei messaggi di ricerca di talenti, di giovani talenti che abbiamo appunto scoperto attraverso anche una selezione fatta nella scorsa primavera dall'ALMA, dalla Scuola di Cucina Internazionale, ma questi giovani cuochi saranno poi accompagnati da chef importanti, stellati di ogni regione, che saranno un po' i loro mentor, i loro allenatori, che in questo periodo da novembre a maggio sono in diretto contatto per cercare di migliorare e di affinare il loro signature dish. Questi 21 giovani cuochi appunto hanno realizzato una ricetta che sarà quella che fin dal primo momento dell'applicazione hanno poi portato nella selezione regionale e nella selezione finale che avverrà appunto il prossimo maggio. Questo per darvi un po' il panorama di quelle che sono state, insieme ad alcuni nostri ovviamente partner e alle nostre persone in giro per il mondo, l'idea delle 21 regioni in cui abbiamo diviso il mondo, e qui vedete i piatti e i vincitori che saranno protagonisti della finale a Milano. Come vedete zone che sono un pochino più ampie, ma zone anche dove diciamo la tradizione e la cultura gastronomica è ben radicata, soprattutto per quanto riguarda i paesi europei. Diciamo perciò un concetto di progetto sostenibile e etico che cerca veramente di guardare al futuro di quello che è ovviamente il territorio che da sempre San Pellegrino ha avuto come punto di riferimento, ovvero sia quello della buona tavola e del buon cibo. Un progetto che sicuramente ci dà anche a noi una linfa vitale per il futuro, ma che soprattutto vuole coinvolgere non solamente la parte dei nostri, diciamo, della filiera distributiva e dei nostri clienti, dei ristoratori, dei grandi cuochi, ma un impatto molto diciamo di successo, grazie anche a tutta l'era del digital e di tutta la comunicazione che si può fare attraverso le piattaforme social, anche sul consumatore, che vede sempre di più San Pellegrino comunque come un marchio che vuole continuamente ricercare dei giovani talenti nell'ambito dell'alta gastronomia. Grazie mille allora Marco per questo tuo intervento. E insomma, certamente coniugare l'etica, la sostenibilità con la ricerca dell'eccellenza direi che è uno dei valori cardine di CARES, di Ethical Chef Days, e che sicuramente insomma, tornerà durante questa giornata. Direi abbiamo recuperato qualche minuto, ottimo, così insomma, non dovremo fare troppo le corse poi nella mattinata. Possiamo allora dedicarci al primo talk, dal titolo Alimentazione e Agricoltura, seminare in piccolo, coltivare in grande. Chiamerò adesso qui sul palco tutti i relatori di questo primo talk e li chiamo in ordine alfabetico. Partiamo da Alessandro Canzian, che quindi è responsabile marketing e sales corporate di Vodafone, che abbiamo sentito poco fa. Oscar Farinetti, ideatore e fondatore di Italy e Fico. Christian Fischer, che è direttore del corso di Scienze Agrarie e Agroambientali della Libera Università di Bolzano. Accomodatevi e se volete cominciare a sedervi magari da qua, metà di qua e metà di qua. Grazie, lasciamo libera la panca perché
Harald Gasser, che è agricoltore e coltivatore altoatesino del Maso a Spinger. Ok. Harald, direi, se vuoi metterti qua. Polivic, che è chef del ristorante Tian a Vienna. Filippo Lamantia. Filippo, chef del ristorante Oste Cuoco a Milano. Vieni, Paul. Eccolo, Filippo, non l'avevo ancora visto. Mi stavo preoccupando, invece ci sei. Gunther Riefer, fondatore, consulente e trainer di Terra Institute di Bressanone. E Andrea Sinigaglia, che è direttore generale di ALMA, che è la scuola internazionale di cucina italiana. Ok, mettetevi qua. Allora, i temi che avremo oggi sul tavolo, insomma, cercheremo di non affrontarli in maniera, come dire, troppo pesante o troppo complicata. Insomma, sicuramente abbiamo tanti punti di vista differenti. Il tema però che voglio mettere un po' sul tavolo è quello della, se è possibile immaginare un metodo per produrre cibo, un'agricoltura a livello globale che sia sostenibile. Come insomma, tutti saprete, recentemente l'ONU ha rivisto quella che è la stima per la crescita mondiale per il 2050 in 9,8 miliardi di persone. E non possiamo quindi, anche per far fronte a questo importante insomma, aumento di popolazione, a quelle che sono un po' le sfide di oggi, sfide che sì, certamente non sono solo né per l'Alta Badia né per l'Italia, ma sono grandi sfide globali, ma credo che sia interessante affrontare questo tipo di argomenti e non lasciarli soltanto alla politica. Le cose che possiamo fare singolarmente come individui credo che valga comunque la pena affrontarle, così come comunque discutere di questi temi. Le sfide sono sicuramente prima di tutto quella di nutrire tutti e quella anche di far sì che le risorse come l'acqua potabile, il suolo fertile siano sufficienti per produrre cibo per tutti. Nelle ultime edizioni di CARES abbiamo sentito tante testimonianze di piccoli produttori, quindi piccole eccellenze. Ma la domanda che voglio porre oggi a questo palco di relatori invece è se possiamo ribaltare questo paradigma e quindi immaginare a una produzione di cibo, ma anche stili di vita che possano essere condivisi a livello globale, ma che possano essere sostenibili. L'impatto zero è pura utopia. Quello che dobbiamo immaginare è proprio il fatto, il miglior compromesso possibile, quindi certamente un utilizzo molto efficiente di quelle che sono le risorse. E quello che cercheremo di fare oggi è un vero e proprio dibattito, diciamo, non abbiamo alcuni ospiti stranieri, quindi chiedo a tutti i relatori, me compresa, di non parlare troppo velocemente in modo da aiutare anche chi sta facendo la traduzione, che ringrazio, di poter quindi tradurre in contemporanea quello che diciamo. E per tutti voi, quindi vi ricordo che alcuni interventi saranno in inglese, quindi ci sono, troverete la traduzione, insomma le cuffie per la traduzione in fondo alla sala. Vorrei partire un po' per rompere il ghiaccio da Oscar. Ieri già abbiamo avuto modo di chiacchierare un po' durante la bellissima cena. Tra l'altro io ho apprezzato moltissimo i piatti, spero anche tu, Oscar, anche gli altri relatori, che ho trovato molto coerenti anche da un punto di vista dell'etica e della sostenibilità. Oscar, io sono stata a FICO e ho molto apprezzato anche la selezione che è stata fatta di eccellenze, quindi eccellenza ma anche italianità. E ti chiedo intanto cosa ne pensi tu. È possibile effettivamente dare una risposta globale alla richiesta di cibo e magari farlo anche in modo sostenibile? Ti do il microfono. Grazie. Beh, non solo è possibile, è un dovere. Un dovere, altrimenti perché se ci parliamo sempre noi addosso, cioè se questi temi vengono affrontati dagli specialisti, dalle nicchie, è molto bello e importante, perché si parte dalle nicchie, ma poi bisogna contagiare l'umanità, perché altrimenti non risolviamo il problema. Come dicevi tu, stiamo andando verso i 10 miliardi e quindi siamo in un pianeta in cui ci sarà tra non molto una decina di miliardi di umani, di Homo sapiens, che sono quelli che forse dirigono il traffico, non è detto.
E poi ci sono altre alcune migliaia di miliardi di animali, dai pesci all'altro tipo di fauna, che hanno un impatto su questo pianeta e che quindi devono viverci. E poi ci sono, c'è la parte principale, il 95% del peso, stiamo parlando di centinaia di milioni di miliardi di flora che abitano questo paese, probabilmente sono quelli che lo dominano. Siamo convinti noi di aver allevato il grano, probabilmente il contrario, ci ha convinti a piegarci, a curarlo, a raddoppiargli e triplicargli la vita, a trattenerlo bene, no? Cosa si fa per un piatto di pasta? E quindi diciamo che l'armonia tra flora, fauna, animali, vegetali e noi umani, quello che i credenti chiamano il creato e i laici chiamano la natura, deve assumere una funzione di equilibrio. La miglior definizione di sostenibilità è vivere o creare progetti in equilibrio con la natura e col creato, ed è un fenomeno sul quale, diciamo, le menti, le nicchie, le parti più sensibili, più intelligenti, quelle che hanno incominciato a lavorare su questi concetti, hanno il dovere assoluto di contagiare il resto, perché parta una funzione di equilibrio, perché altrimenti siamo condannati a... È chiaro che il pianeta, la vita sul pianeta finirà. Come è nata, lo sappiamo bene, è lampante che finirà. Il tema è allungare il più possibile la durata della vita su questo pianeta, attraverso un nuovo rapporto con l'acqua, con l'aria e con la terra. E noi umani, che siamo quelli che esercitiamo, diciamo, l'attività più energetica su questo pianeta, siamo quelli che lo inquiniamo di più. 160 anni, 180 anni fa ci siamo inventati un modello sociale che si chiama società dei consumi. Nessuno di noi decide quando nascere, dove nascere, in che famiglia nascere, non decidiamo neanche l'epoca in cui viviamo. Siamo nati all'interno di un modello sociale che si chiama società dei consumi, che si basa su tre mosse: posto di lavoro, salario e consumo. Consumando creo nuovi posti di lavoro, migliori salari, maggiori consumi. È un modello molto interessante perché ha allungato di 20 anni la vita nostra, ha anche migliorato la distribuzione della ricchezza. Oggi il 20% dell'umanità detiene l'80% del PIL, che visto da solo è ancora un'ingiustizia gravissima, paragonato a quando è nato questo modello sociale, 160 anni fa, quando meno dello 0,5% dell'umanità deteneva il 99% del PIL. Diciamo che è stato un modello sociale che ha assicurato una più veloce distribuzione della ricchezza, che credo sia chiaro a tutti noi in mente. Tutti noi dobbiamo avere ben in mente che il primo elemento di sostenibilità, il primo elemento di sostenibilità sarà una distribuzione della ricchezza più uniforme tra gli umani, prima ancora di tutto, prima ancora dell'aria pulita, perché sarà l'unica maniera di avere un rapporto di equilibrio, di rispetto, di leggerezza tra di noi. Oscar, tu sei bravissimo a rendere contagiose le idee e credo che per esempio anche l'idea di Italy, di Fico, hanno questo potenziale. Ti chiedo quindi, da esperto di contagio di idee, qual è secondo te la chiave perché questi temi non siano solo temi appunto per addetti ai lavori, ma che diventino un tema pop? Come puoi aiutarci? Far diventare figo comportarsi bene. Questo è il tema. E ormai è provato storicamente, abbiamo notato in ogni passaggio epocale di miglioramento dell'umanità, che non è mai avvenuto attraverso le regole. Le regole sono fondamentali, dobbiamo scrivere leggi. C'è già la legge, c'è scritto che non si butta per terra, c'è scritto che non si scrive sui muri, c'è scritto che non si inquina l'aria, c'è scritto che non si inquinano i fiumi. Tuttavia molti lo fanno. Molti lo fanno perché... non è considerato molto figo comportarsi bene. Ci sono dei paesi in cui invece lo è. C'è il sogno della mia vita che se arrivi un giorno che un ragazzino dica: io faccio la differenziata perché così lo racconto in giro e cucco di più. Ecco, questo è il tema fondamentale. Quando arriveremo lì abbiamo vinto. Cioè, comportarsi bene è un elemento cool. Ed è questa la cosa che dobbiamo portare avanti. È molto migliore una persona che si comporta bene, vive in equilibrio con i tre elementi, che lo faccia nel piccolissimo, che lo faccia nel piccolo, nel medio, nel grande. Questo è l'ultimo dei problemi. L'ultimo dei problemi è la dimensione.
quello che è importante è che bisogna pensare in grande. Infatti sono molto contento che qua abbiate scritto Think Big, incominciate così. Ma si può pensare in grande da piccolissimo produttore, da solo. Conosco dei contadini straordinari, miei amici, che sono marito e moglie, ma pensano in grande nel loro piccolo terreno e fanno dei pensieri grandi. Il grande tema è contagiare l'opinione pubblica comune per fare in maniera che diventi figo comportarsi bene. Io direi fico più che figo, comportarsi bene, chiaramente. E diciamo che cerco di metterlo in tutti i miei progetti. Adesso questo è il progetto di Fico, per esempio. Una delle cose più semplici di Fico è far capire che la terra è bassa e che la cucina parte da lì, da una terra bassa. E perché ultimamente stiamo parlando un po' tutti di cucina, incominciando dalla fine anziché dall'inizio. Infatti bravi voi, che il primo talk è dedicato all'agricoltura. La cucina nasce là, quindi nasce da un rapporto con la flora che abbiamo deciso di domesticare e da un rapporto con gli animali che abbiamo deciso di domesticare 15.000 anni fa, nella mezzaluna fertile. Di lì è partito un discorso che stiamo portando avanti, ma c'è ancora un sacco di lavoro da fare in questo senso. Fico nasce per far capire sta roba e poi serve anche per far capire le caratteristiche precipue del nostro paese, dell'Italia, di questa penisola che è combinazione, è ficcata lì da sola in mezzo al Mediterraneo, stretta, lunga, su una latitudine molto congeniale all'agricoltura, con questi venti che partendo dai mari si uniscono con quelli che arrivano dalle colline, dalle montagne, che non ci mancano mai, e creano questi microclimi unici, unici, assolutamente unici al mondo, e con, quindi con questa caratteristica di unicità. Ogni regione del mondo, secondo me, ha il dovere di studiare bene le proprie caratteristiche, visto che nessuno di noi ha deciso di nascerci in Italia. È il modo migliore di farselo perdonare, sbattersi un po' per spiegare la meraviglia del nostro paese, come devono fare gli altri, e poi insieme scambiarci idee, scambiarci eccellenze, scambiarci un sacco di cose. Questa è l'idea fondamentale che si muove da Fico, che quando mi chiedono ma qual è l'idea di base, l'idea di base è far capire che la terra è bassa e che quindi bisogna farsi il mazzo in agricoltura, e quindi ci va più rispetto per chi si occupa della terra, e poi da lì partire fino al piatto che mangi. Quando metti una roba in bocca tu devi sapere più o meno da dove arriva, più o meno chi l'ha coltivata, più o meno con che fatica, con che idea di rispetto, con che idea di rapporto con l'acqua, con la terra e dell'aria, e goderne di questa cosa. Voi cosa ne pensate? Volete intanto, non avete una battuta da rispondere a... Sì, mi piace molto proprio questa... Ah sì, tu sei già mi microfono. Mi piace molto questa definizione che deve diventare figo comportarsi bene, no? Il consumatore che diventi cool, però bello sarebbe, o è anche quando le aziende stesse poi diventano figo comportarsi bene, no? Diciamo, questo è poi l'altro livello. Una volta è il consumatore che dice io lo faccio perché diventa figo, e l'altra leva, forse quella più importante perché ha più impatto, potrebbe essere le aziende stesse, come le abbiamo viste qualche testimonianza, che dico io divento stesso anche, divento, voglio far bene diventando figo, e poi diventando anche un'azienda leader nel settore che dice io al consumatore do delle cose buone, prodotti buoni, belli, no? Con una nuova definizione di qualità. E poi anche alle persone che ci lavorano dico, ma io sono un'azienda figo, cari talenti giovani, venite da me a lavorarci, perché io faccio bene non soltanto per me, ma per un po' tutto. Per quello mi piace molto quello che ha detto il signore. Quindi sicuramente supportare anche le aziende nella chiave con cui comunicano. Sì, e spesso lì le aziende non hanno ancora la coscienza, perché sono dentro nella logica di crescita, di profitto e così via, e non hanno ancora questa apertura mentale di entrare in questa logica, no? Però questo per noi è il modello di business per il futuro, no? Cioè non può essere che aziende non sono più quelle aziende figo che lei ha descritto. La mia impressione è che comunque in Italia si stia diffondendo molto, soprattutto magari a livello di, insomma, corporate social responsibility, l'impegno verso l'ambiente, che si stiano facendo anche sempre più cose molto concrete. Magari no, a questo non corrisponde sempre una sensibilità poi così elevata, insomma, delle persone, quindi finisce che sembrano quasi più politiche che atti concreti. Vorrei sentire la voce di Harald Gasser,
Quindi una realtà, non so quanto piccola, ma sicuramente molto particolare la tua, Harald, perché avete scelto di coltivare intanto varietà che non sono quelle più, insomma, mainstream, quelle che danno maggiore profitto, ma magari sono varietà autoctone, un po' più complicate. Ma soprattutto avete scelto un metodo di produzione, insomma, molto avanzato, nel senso che è quasi oltre il biologico. Poi adesso io i dettagli di che cosa fate in più rispetto al biologico, magari se ce li accenni brevemente. Questo modello di sviluppo, che immagino sia frutto anche di tanta sperimentazione, è qualcosa che deve essere intrinsecamente piccolo o è un metodo che secondo te potrebbe vivere poi anche su larga scala? Io penso che si può fare anche in largo scala, però sempre tante aziende piccole, inuite, come una rete, che producono dopo in grande. Penso che è realizzabile. Ecco, invece sul metodo di produzione vostro, raccontaci qualcosa, a spingere. Allora, io mi chiamo Gassar Harald e in primo di cominciare devo dire che non parlo bene italiano e se farò dei errori mi dovete scusare. Allora, io da ormai 20 anni più o meno mi dedico all'agricoltura sul mio piccolo maso a Barbiano e ho cominciato a osservare la natura e anche il gusto degli ortaggi. In quello mi hanno aiutato tanti cuochi con quelli che lavoro, con il loro feedback. Noi coltiviamo a un metodo un po' fuori del normale, perché io ho cominciato come hobby a coltivare e ho già dall'inizio rifiutato il chimico. Ero convinto che il chimico nella mia azienda non serve e ho osservato tanto anche il comportamento della natura e ho visto, per me almeno, ho visto che combattere nella natura è mai la via giusta. Dopo, con il lavoro, con la passione, mi sono informato un po' dell'agricoltura normale, agricoltura che fanno quasi tutti, che tanti trattamenti che vengono fatti, soprattutto degli ortaggi, non vengono fatti per le piante, per curare le piante, viene fatto soprattutto per la mancanza di tempo e per aumentare la quantità. Per esempio, hanno fatto uno studio in Inghilterra dove hanno visto che per aumentare la produzione per 20% usano 50% degli... come si chiamano quelli? Anticrittogamici, quelli. E per me così è fuori non è compatibile, no? 50% per quelli 20%. In più ho letto che noi già sulla terra facciamo una produzione per 10 miliardi di persone. Sì. Vuol dire che buttiamo tanto via. Sì. E in più quelli che coltivano, che fanno la produzione, non riescono neanche a sopravvivere con loro produzione. Se guardiamo le sovvenzioni nella Unione Europea, 50% di quelle sovvenzioni va nelle agricolture. Sì. E neanche con quelli riescono già a sopravvivere con, con la loro produzione. Harald, ma la resa dei tuoi campi è più bassa quindi rispetto no. a la resa, ho fatto un studio con un professore di Germania, abbiamo visto che faccio un resio 300 volte di più. E non solo, usi anticrittogamici? Solo, niente, proprio zero. Solo che il lavoro al quadrimetro è altissimo.
Ok, c'è molto lavoro quindi sì, manuale sì, o meccanico comunque. Sì, sì, molta sì, lavorazione, perché immagino ad esempio per estirpare erbacce, quindi venga fatto manualmente. Tutto manuale, quasi tutto. Uh-huh. Sì, sì. No, quello... Ok, quindi dei costi molto elevati, però... Mi dicono... Ah, dobbiamo mandare avanti le slide? Ah, sì, ma quelli si può lasciare... Ah, dice, come... mandate pure avanti voi, ok. Sì, qui infatti per gli altri relatori se c'è la necessità. Quindi, insomma, mi sembra di capire... questo metodo funziona? Conosci altre realtà che hanno gli stessi risultati, quindi che stanno applicando... Noi abbiamo già, da anni parliamo, abbiamo cercato una soluzione perché la richiesta è enorme. O prendiamo dei lavoratori e ingrandiamo i nostri orti, però noi abbiamo deciso di fare un'altra via, che cerchiamo degli colleghi in tutti i paesi dell'Italia che hanno la stessa mentalità e che hanno la voglia di fare una produzione come la nostra, e noi aiutiamo con tutto quello che serve. Uh-huh. E abbiamo già una realtà a Roma dove funziona anche molto bene, e, sì, e adesso cerchiamo ancora. Sì. Voi lavorate soprattutto con gli chef, comunque soprattutto con i cuochi, con gli chef, che apprezzano quindi queste, magari queste, il sapore, immagino, la qualità poi dei prodotti, che quindi... Con i chef ho visto che sto percorrere la via giusta, perché loro mi hanno detto sempre che i miei prodotti non sono belli da vedere, però sono buoni. E a uno chef non serve un bel frutto, serve qualcosa di buono che... Dico sempre che ha l'anima ancora dentro, perché tanti prodotti che vengono fatti nel convenzionale, che vengono pompati con la chimica, per me sono morti. E così quando lo mangi quelli lo senti anche. Filippo, vuoi rispondere? È vero? Ti do il microfono. Grazie. Filippo, è vero che un avere chef... passato il microfono da Oscar, non è da tutti, Dopo glielo devi restituire. È vero che per uno io chef... vorrei portare la discussione sì, a un argomento molto più grezzo, che tutti qua parliamo di cibo, prodotti, etica, ambiente, atmosfere, cioè di tutto, però intorno al cuoco, che è questa figura praticamente oggi che primeggia dovunque, il cuoco è figo, è bello, è istruito, parla praticamente... Beh, nel tuo caso però è così, cucina, no? Ma quando mai? Cucina benissimo, è sempre dovunque, ma intorno c'è un mondo praticamente che non viene quasi mai preso in considerazione, che è quello delle persone con cui noi ci relazioniamo ogni giorno per far sì che i nostri progetti legati alla ristorazione che funzionino. Che sono praticamente le recepzioniste, il lavaggio, i camerieri, i maître, cosa che io praticamente in questa che situazione non vedo, perché io posso ogni giorno fare i progetti più belli, cucino praticamente per tutti in diretta, faccio gli show cooking, ma quando la gente viene a trovarmi al ristorante praticamente deve interagire che con persone che la pensano esattamente come io praticamente ho detto alcune cose. Quindi la difficoltà oggi che noi abbiamo nelle città, praticamente in questo caso a Milano, è quello praticamente di continuare rapporti con persone che ogni giorno noi paghiamo e che praticamente dobbiamo motivare giornalmente, perché la figura del cuoco è sempre davanti a tutti. Quindi i camerieri, gente praticamente che ti serve al tavolo, che ti deve raccontare anche il piatto, che ti deve spiegare un vino, che ti deve praticamente, che deve intuire le necessità del commensale, che è quello poi che ti porta la moneta per comprare una verdura buona coltivata da lui praticamente. Il livello di preparazione oggi per me è veramente scarsissimo, perché questo lavoro è visto praticamente in maniera approssimativa. I giovani che fanno oggi la sala sono figli dei quarantenni che praticamente o non hanno assolutamente la cultura che dell'ospitalità a casa. Quindi questi ragazzi che cosa hanno fatto? Hanno praticamente fatto sì che
faccio per ora il cameriere, poi faccio un altro mestiere. E noi cuochi praticamente, guarda che ci troviamo in difficoltà enormi ogni giorno a relazionarci con persone che dicono: ah sì, l'ambiente è bello, il ristorante è figo, praticamente il cibo è buonino, ma il servizio è scarso. Quindi qual è il problema? Cioè, il problema è che io penso che dobbiamo assolutamente affrontare dei problemi che scusatemi, praticamente, che coinvolgono tutti i cuochi, perché il cuoco ha bisogno di gente intorno a sé, praticamente, con cui che andarsi a relazionare per quello che sono, che è venuto a fare qui oggi io, capito? Perché altrimenti il resto è fuffa. Cioè, io parlo qui oggi di ambiente, etica e di tutto, sì. Poi arriva al ristorante e che trovi? Lei, problemi molto un servizio concreti. Scarso, praticamente, gente praticamente scocciata, che non gliene frega niente praticamente che di portarti un piatto a tavola, capito? Però in cucina c'ho 15 cuochi fichissimi, capito? E fuori che faccio? Quindi, e non voglio assolutamente che distorce il pensiero di questa che situazione, però io mi ritrovo ogni giorno ad affrontare queste tematiche con chiunque. Quando vengo invitato, ma negli istituti alberghieri a parlare, io non voglio incontrare più cuochi, non me ne frega più niente. Io voglio incontrare gente, la ricezione, la sala. Ospitalità italiana è fatta praticamente da ragazzi che devono credere assolutamente in un progetto che è quella dell'ospitalità, hai capito? Cioè, per me è sacro, però in un'aula magna mi ritrovo 20 ragazzi e basta, spaventati dal fatto che devono affrontare la mise en place, l'accoglienza, la spiegazione del piatto, di qualsiasi cosa, capito? Pulire i piatti che dalle impronte e le posate, i bicchieri lucidi, questa è praticamente anche una cucina, non è soltanto il prodotto. Cioè, noi abbiamo dei ristoranti e dobbiamo avere intorno a noi praticamente gente che la pensa esattamente come noi. Non cambia niente tra una verdura fatta in maniera straordinaria e un piatto pulito. Cioè, non cambia niente, perché io servo una verdura straordinaria e probabilmente intorno c'è un progetto che non funziona. Tutto qua. Scusate mia diversificazione, però fa parte del nostro lavoro. Qui ci sono un sacco di cuochi che hanno gli stessi problemi, uguali, identici. In vacanza è differente. Perché tu vieni in vacanza in montagna e sei più lento, meno ricettivo, è tutto bello, è tutto figo, capito? In città sono tutti veloci, cioè arrivano, se la menano, sono gourmet, sommelier, capisci? Cioè sono subito pronti alla critica, capito? Quindi ci viviamo in questo momento una che situazione un po' particolare. Tutto Beh, è di sicuro parlare anche di questi problemi. Sì, ma non se ne parla mai. Io anni fa ho provato ad affrontare questo argomento e chi era accanto a me è andato a finire perché le api non producono il miele. Ma che me ne fotte in questo momento a me praticamente? Cioè, ma che me ne faccio del miele fichissimo? Oh, ma se non un servizio in sala, scusami. Però direi che nonostante questi problemi e che comunque è utile parlarne e certamente questi giorni avrei anche occasione di confrontarti con altri cuochi, però devo dire che comunque il tuo sembra un modello che funziona molto bene, visto che fai anche dei numeri importanti. Sì, io faccio 70.000 presenze l'anno, ma io ogni giorno rischio, perché 70.000 presenze l'anno sono fatte praticamente al fatto che io vivo dentro il mio ristorante una media di 18 ore al giorno e a 58 anni non me lo posso più permettere, perché ho praticamente schiatto, perché devo salire, scendere, parlare, entrare in cucina, cioè cazziare, fare i complimenti, cioè è un mondo che non posso più assolutamente gestire, quindi ho bisogno di avere accanto a me gente motivata che mi aiuti ad andare dall'agricoltore, andarmi a vedere la fogliolina all'alba che ha la goccia di rugiada, o andarmi a prendere che l'erbetta coltivata dal contadino cieco praticamente, cioè capito? Cioè devo avere il tempo di fare questo, ma se non ho intorno a me tutta una serie di persone che pago profumatamente, perché ragazzi oggi quello più scarso prende 1.600 euro netti al mese, quello più scarso,
quindi non è che non sono pagati, tredicesima, quattordicesima, premi di produzione e cosa varia, capito? È un'azienda. Quindi, ma io devo avere il tempo di andarmene da lui, andarmi a vedere il suo orticello. Poi prendo il cestino e me ne vado in cucina e ai miei cuochi gli faccio: guardate che vi ho portato, capito? Tutto qua. Grazie. Gunther, volevi rispondere? Sì, volevo solo, perché mi fa molto piacere quello che dice il mio vicino. Ovviamente è un problema abbastanza importante. Dall'altra parte devo anche dire che tante aziende hanno lo stesso problema, anche aziende, diciamo, di industria. E dico, adesso faccio una controprovocazione, dico, ogni azienda merita il collaboratore che riceve, in un certo senso, perché fa parte anche della cultura aziendale, no? Di gestire, di motivare, di informare, di creare una logica di storytelling anche dal punto di vista che cosa poi il cameriere racconta e come lo fa. E questo può essere anche una bella logica di differenziazione, dove dico, cioè, io non penso soltanto come lo fa lei alla mia cucina, cioè io penso a 360 gradi, vado da lui a prendermi le cose buone e poi io faccio la mia cucina, lo faccio una cosa artificiale quasi, e poi mi occupo anche a come il mio cameriere, diciamo, collega lo porta avanti, e come poi addirittura c'è anche un dialogo tra l'ospite e anche il cameriere e voi. E questo è, secondo me, i ristoranti primari lo fanno in un modo molto, 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 molto bello. Portano anche il cameriere da lui a capire ma dove arrivano le cose, così che lui può, in un certo senso, cioè adesso ovviamente esagero come l'ha fatto lei, però questo fa parte del gioco di un'azienda, diciamo, secondo noi, moderna, che pensa un po' a 360 gradi e lo mette al centro del modello di business. Adesso faccio solo una controprovocatoria dicendo, cioè, ogni azienda merita i collaboratori che ha, in un certo senso, non so se mi spiego. No, spiego, però benissimo. Il fatto che purtroppo, ma non è così. Microfono. Non è così. Okay. Cioè, non è così, il dibattito è importante. Allora, se io coinvolgo domani mattina il cameriere che finisce all'1:15 della mattina a venire con me praticamente da Fico, per esempio, dove c'è praticamente il paradiso di tutto, quello mi dice: ah, sai, chef, forse domani mattina c'ho sonno, devo venire. Cioè, fondamentalmente non gliene fotte niente, capito? Perché non è assolutamente il suo mondo, capito? Cioè, non gli interessa, perché di mettersi in macchina da Milano e andare praticamente a Bologna, 3 ore di macchina per poi ritornare e riprendere servizio, non gli interessa, perché a lui, se io utilizzo un'erbetta straordinaria, utilizzo un'erbetta praticamente già tagliata, risciacquata, imbustata e venduta, per quello non gli cambia nulla. Ma ci sono gli esempi che esistono già, perciò esiste. Sì, non in è montagna, che no, in montagna, dove hanno anche praticamente tutti dei ritmi molto più lenti, fanno parte del territorio. Beh, per esempio Norbert c'ha dei collaboratori, praticamente come tanti altri qua in zona, straordinari, che convivono con lui. Cioè, convivono, capito? No, non è un rapporto di lavoro. La cultura e la formazione, certo, sono due chiavi importanti che non è detto risolvano il problema, certamente sono una chiave di lettura. Volevi aggiungere qualcosa, Andrea? Una battuta? No, sicuramente quello di cui si parla è il nostro pane quotidiano, perché alla fine noi, rispetto a tutti questi grandi temi, ci occupiamo di formare i cuochi, i pasticceri, i camerieri e i manager della ristorazione, classe che in Italia non esiste, e quindi ci occupiamo poi alla fine di formare quelli che accendono il fornello, quelli che fanno la spesa. Per cui è vero che quando si parla di questi temi sembra sempre di parlare di politiche, sembra sempre di parlare che qualcun altro se ne deve occupare, oppure che la soluzione è sempre in una microscopica esperienza virtuosa che però si sa è impossibile da allargare ad ampia scala. Quello che è importante per chi insegna, per chi fa scuola come noi, è tenere le orecchie aperte e vedere il cambiamento. Cioè, quello che mi sembra sia chiarissimo anche proprio da come si raccontava stamattina, no? Dalla conversione che ha avuto un evento come questo, no? Il cambiamento in questi anni è importante, ci sono dei segnali grandissimi, dalla lezione di Carlo Petrini, che viene ormai da una decennale esperienza, poi diciamo così Expo, almeno nel suo tentativo, almeno nel tema che ha voluto porre
ha acceso un grande campanello d'allarme. Cito anche l'enciclica di Papa Francesco, il Laudato Si, tra l'altro anche su quello Petrini ha fatto una lettura. Sono tutte cose che acquisiamo come scuola e ci sentiamo assolutamente in dovere di iniettare nella formazione. Noi nasciamo come scuola che vuole passare dalla formazione di un cuoco a un cuoco pensante, che è la grande eredità che Marchesi ha innescato. Però oggi dobbiamo andare oltre, il cuoco pensante è un cuoco che vive la contemporaneità e sicuramente quello che diceva la Mantia in questo sfogo che è tipico di una persona che la vive quotidianamente è molto vero. L'operatore di sala, Alma ha 15 anni, da quando abbiamo aperto abbiamo lanciato corsi di cucina e di sala, per 12 anni avevamo una iscrizione al corso di sala e quindi non l'abbiamo mai attivato. Credo si stia vivendo un rinascimento anche lì e credo che giustamente la sala è il reparto vendita, il reparto marketing, il reparto comunicazione di un ristorante, quindi oltre alla conoscenza tecnica tutta questa sensibilità è importante. Quindi io, per riassumere, sembra niente ritrovarci, parlarne, sembra sempre una cosa degli addetti ai lavori, ma io quello che posso fare è tornare e portare questa sensibilità nell'insegnamento che ho oggi, portare a vedere certe esperienze, a volte piccolissime, a volte che crescono, perché la risposta, come era stato un po' dipinto in modo così evocativo prima da Farinetti, è che uno comincia a usare l'acqua, l'energia, lo spazio, l'ambiente, lui personalmente in modo diverso, non sarà mai un sistema a cui adeguarsi. Quindi la formazione deve andare a toccare la coscienza, la consapevolezza, e la sostenibilità sicuramente è un tema allargato, non stiamo parlando solo dell'ambiente, stiamo parlando della distribuzione della ricchezza e quindi tanti esempi che ho visto anche che verranno trattati nel pomeriggio, no? Sì. Il cibo è sacro e questa è la prima cosa che cerchiamo di mettere in testa anche ai nostri studenti: il cibo non si butta, il cibo si recupera, il cibo si distribuisce. Per cui è ovvio che quando si è spinti come stamattina a parlarne si possono solo sintetizzare grandi idee, grandi assunti, senza cercare di scadere nei proclami, ma poi il problema è che cosa facciamo oggi pomeriggio o domani mattina noi personalmente, e chi deve insegnare agli altri deve proprio vivere. Per cui il mio primo problema è: quando uno entra in Alma, quando uno entra a Reggio di Colonna, se la vede quella roba lì, io poi gliela insegno, poi butto via il cibo che avanza alla mensa e non torna già più il conto, no? Quindi, come tra l'altro penso sia uno slogan anche di Cares, no? La sostenibilità si fa e non si dice, quindi è ovvio che parlarne non è pari a niente, parlarne vuol dire prendersi un impegno con questa cosa e formare le future generazioni. Più tardi poi, Andrea, se mi passate il microfono, torneremo, voglio tornare con te su questo argomento e in particolare anche su come appunto magari una struttura come Alma o magari anche cose analoghe possono introdurre poi concretamente i temi della sostenibilità nei corsi di formazione. Però, visto che abbiamo comunque sollevato il tema come far diventare pop questo tipo di temi, perché la questione sollevata da Filippo alla fine è anche le nuove generazioni, magari i ragazzi giovani che, non sentendo molto magari le tematiche ambientali, vivono più il quotidiano e quindi sembra una cosa in più, quasi una sovrabbondanza, dove poi questo difficilmente si traduce in azioni concrete. E prima di tornare un po' al tema focus di questo talk, ne approfitterei da Paul una battuta. Quindi, se ad esempio nella realtà del suo ristorante, ad esempio magari i ragazzi più giovani sentono il tema ambientale o se è più qualcosa che viene imposto magari proprio da te. Ha già il microfono, anche voi siete già microfonati tra me. For the first, I love your thoughts and I'm very grateful for your passion, because that's the reason why I'm a chef and I love food.
And the word duty is the real word. We have a duty because we have enough food for everyone on our planet. But the most of the crops goes to the industry farming, and a third of the food goes directly to the waste. Over the last years, the food industry took a direction that it's not necessary and good for our health. Just think about all the drugs they're using for the animal farming and all the pesticide and herbicide. And the long hold, that will destroy our planet. How we work in TM? You have to know, for me, is food more than just pure sustenance. Eating means taking responsibility, respect our resources and all people behind them. Food doesn't need a specific language. Food needs a soul. And food connecting people, because food supports diversity. So much English. No, quindi, quindi Paul, i ragazzi più giovani sentono questi temi? Perché ci hai detto delle cose importanti e poi dopo le riprendiamo. Yes. At first place, we are chefs and we have responsibilities. We have to beware for that. Because we received the white jacket to teach people how food supports their health. For example, how to use ingredients like spice or herbs. And as a chef, we have to give our people, and I don't mean just chefs, also service and from the reception, a good education to lift them up. I think my responsibility is to teach them what is in my mind a quality and what or which order we have. And so we have to inspire young people. We are not food architects. We are chefs who have to work with the help. And health starts for me when it begins for me with the growing, mm-hmm. with the soil. The soil have to be without herbicide and pesticide. Also animals, meat. We don't need meat with full of antibiotica or hormones. And so it's necessary that the young chefs have a good education and knowledge about that. If they have knowledge and an awareness about that, I don't think that they will make, sorry, a bullshit. And we have to teach them every day, every second, not to talk about how bad they are. We have to show them a future and that what they do are important for the planet, not just for a plate. Certo. A plate should be nice, but behind them it's a story and we have to care about it. Grazie, beh, sicuramente di grandissima ispirazione queste parole, direi che si vede già nella luce che brilla negli occhi di Paul tutta anche la passione che c'è per il proprio lavoro, per gli ingredienti e ovviamente anche per questi temi. Quindi questa direi è una interessante presa di posizione, quindi una forte responsabilità nelle mani del cuoco anche, quindi sensibilizzare da un certo punto di vista tutta la brigata, ma anche chi viene nel proprio ristorante, insomma, dove un piatto non è solo un piatto.
Oscar, so che tu forse non potrai restare fino alla fine, quindi io approfitto finché sei qua della tua presenza. Qual è anche una chiave poi per avvicinare le nuove generazioni all'agricoltura? Magari quella, insomma, quella buona. Beh, intanto sta avvenendo, Ormai siamo quasi più 11% di occupati di nuova occupazione di giovani in agricoltura in Italia. Perché ci sono delle chance enormi. Vi do due numeri. In Italia abbiamo 14 milioni di ettari coltivati. Negli anni 80 ne avevamo quasi 20. Abbiamo perso 6 milioni di ettari di agricoltura. Ancora più del 65% dell'agricoltura italiana è generica. Mais generico, cultivar di grani generici, eccetera. Dobbiamo specializzarla. Che cosa deve succedere? Deve succedere che i giovani di Bassano del Grappa vanno a fare l'asparago e studiano come farlo sempre più naturale, poi studiano un packaging che lo governi bene, lo narri bene e può andare nel mondo. Succede che a Carmagnola devono fare i peperoni e a Polignano devono fare le carote e in ogni regione d'Italia devono fare queste coltivazioni specifiche di grandissima eccellenza che vanno poi messe in un packaging, e perché questa è la nuova grande frontiera, sarà la conservazione. Il nuovo grande tema sarà la conservazione. Abbiamo bisogno di conservarli questi prodotti, di conservarli nel modo più naturale possibile e di darli in Italia, ma di darli al mondo. Io non sono un grande fanatico del chilometro zero. Sono per la libera circolazione delle eccellenze nel mondo, perché se fermiamo la circolazione delle eccellenze, fermiamo la circolazione delle idee. Non vedo un mondo fatto a corner dove ciascuno mangia la sua roba, studia i suoi scrittori, guarda le opere d'arte di quelli che sono nati lì e parla il proprio dialetto per tutta la vita. Non mi piace così, la trovo un'esagerazione. Sono molto per le radici, ma sono per think local, do global. Sono per prendere queste idee geniali locali, che nascono locali, ma poi di raccontarle al mondo attraverso le reti. Oggi abbiamo chi ci aiuta, a muovere i pensieri in maniera ecologica, spendendo poco e soprattutto con grande velocità. Quindi dobbiamo usare gli strumenti più moderni di collegamento, eccetera. Quindi vedo giovani che vanno in agricoltura, ci sono, e sarà un'esplosione nei prossimi anni. È chiaro che questo paese, l'Italia, ha un futuro bello se lavora su due fronti. Deve raddoppiare il numero di turisti stranieri nel nostro paese, cosa fattibile, arrivare a 100 milioni. Niente, ma per arrivare a 100 milioni bisogna mandarli in provincia. Non devono andare di nuovo tutti a Venezia, tutti a Firenze, tutti a Roma, lì sono già pieni. Abbiamo la provincia italiana che oltretutto è la meraviglia della biodiversità, è dove nasce l'agricoltura e dobbiamo convincerli ad andare lì. FICO nasce per questo, FICO nasce per creare un luogo unico in cui far arrivare turisti stranieri e poi dirgli, infatti appena entri in FICO vedi 53 patrimoni dell'UNESCO e poi vedi l'agricoltura delle regioni e delle province. E poi fargli venire voglia dopo di proseguire il loro percorso in Italia ad andare a vedere sul posto la meraviglia. Quindi dobbiamo raddoppiare il numero di turisti stranieri e poi dobbiamo raddoppiare le esportazioni delle nostre vocazioni, punto, che non è solo cibo, Sono anni che non c'è più un grande bestseller di, dopo Il nome della rosa, di letteratura italiana nel mondo, e noi siamo i figli di Dante Alighieri. Sono anni che non c'è più un disco italiano che vende come Volare e noi siamo i figli di Domenico Modugno. Mentre sta girando bene la moda e sta girando bene l'altro mondo del furniture, cioè dei mobili, oltre all'agricoltura, questa roba qua. Ma anche lì sono due frontiere enormi sul tema di un nuovo equilibrio con l'acqua, la terra e l'aria, sul quale dobbiamo lavorare. Si può decidere questa camicia di produrla con 2700 litri d'acqua o con 27 litri d'acqua. Ma veramente. Si può decidere per le scarpe di usare
pelli di animali trattati in un certo modo e in un certo altro. Si può decidere di colorare questa maglia, si può decidere di costruire questa panca con o senza come si chiamano, colle chimiche, o usando alberi presi da foreste che hanno proprio voglia di darti l'albero perché ne hanno tante, o da foreste che invece non ne hanno nessuna voglia di dartelo e tu fai male a prenderli, dipende. Poi c'è tutto il tema del muoversi, sono i grandi mercati, il cibo, muoversi, vestirsi, abitare, sono mercati sui quali l'Italia può fare una grande narrazione al mondo. Sull'agricoltura siamo già i più avanti del mondo, cioè non parliamoci troppo male addosso, siamo bravi, siamo i più bravi del mondo, con il difetto ultimamente di piangerci sempre addosso su tutte le robe che facciamo, anche dove siamo bravissimi. Abbiamo il maggior numero di aziende biologiche, il maggior numero di aziende biodinamiche, siamo il paese in Europa più basso residuo chimico della terra, 0.003 contro una media di 0.12 in Europa, abbiamo la terra più pulita. Abbiamo i ristoranti più puliti del mondo, abbiamo i camerieri più puliti del mondo, abbiamo i bicchieri più puliti del mondo, perché siamo dei fanatici. Abbiamo il minor numero di scandali agroalimentari nell'industria italiana di questi giorni. Sapete cosa è successo con il latte francese, ma noi abbiamo proprio il numero più basso. Poi quando facciamo una mini cazzata ne parliamo per 6 anni, perché siamo fatti un po' così. Abbiamo bisogno di incominciare una nuova forma di narrazione e di diventare i leader mondiali sul, chiamiamolo green, chiamiamolo equilibrio, chiamiamolo sul verde. Però è chiaro che le pale eoliche che facciamo noi devono essere disegnate a Renzo Piano, un'altra roba. Il cesso, quando tu schiacci e crei energia, deve essere fatto nel distretto di Forlì in una certa maniera, così come i pavimenti, le ceramiche che creano energia. Dobbiamo sfoderare tutte le nostre grandi capacità, dall'agricoltura della provincia alla manufattura di precisione piuttosto che di meraviglia che abbiamo. Dobbiamo pensare che abbiamo 70% del patrimonio artistico della terra, 53% patrimonio dell'UNESCO. Abbiamo, allora Filippo, e chiudo così, ha centrato il tema. Il tema è, a parte la sala, lui ha ragione, lui è la sala, perché la sala, sai, la sala è come le gomme in una macchina di Formula 1. Tu puoi avere la potenza stratosferica, se poi le gomme non scaricano terra. Avete notato che ultimamente sono più, contano più le gomme del motore. È logico che lui deve mettersi a fare la più italiana delle scuole di sala del mondo, e devono venire da tutto il mondo all'Alma a vederlo, perché ci deve essere un'italianità raccontata anche qua. Allora c'è il problema sala, ma c'è il problema di giovani, che deve venirgli voglia di tirare fuori le palle e deve venirgli voglia di essere parte di un ciclo creativo con cui il nostro paese può raccontare qualcosa al mondo. E dobbiamo farlo, dobbiamo farlo prima di tutto noi, che su queste robe abbiamo studiato a lungo, quindi raccontarlo ai nostri giovani, ai ragazzi, ma deve farlo tutto il sistema, deve farlo la scuola. Ci va un grande cambiamento di mentalità. Il primo segreto è smetterla di piangerci addosso e di non vedere già dove siamo bravi, anzi bravissimi. Grazie. Beh, tra l'altro qui a Kers c'è decisamente un assaggio anche di questa eccellenza, di questo impegno. Insomma, tutte le aziende che sono presenti sono aziende che hanno un forte impegno. E la mia idea è che comunque sì, dobbiamo valorizzare le idee, come dicevi, anche esportarle, esportare quella che è l'italianità, l'eccellenza e la cultura anche italiana legata al cibo e allo stile di vita. Dopodiché sicuramente anche pungolare un po' di più le aziende italiane male non fa, nel senso che l'idea è anche di un miglioramento continuo, e se questa domanda non arriva direttamente dal consumatore perché non è ancora abbastanza maturo perché la sua sia una domanda diretta, magari lo si può fare su diversi canali, magari perché no anche proprio una realtà come FICO, che fa diventare ancora più smart questo tema e lo fa diventare parte dell'eccellenza e dell'italianità. Guarda, apposta a FICO abbiamo messo insieme 150 operatori che vanno dalla cooperativa di sfogline nate ad hoc di 12 ragazzi con meno di 30 anni che non avevano lavoro e si sono autocreati un lavoro facendo la pasta ripiena dentro FICO. Abbiamo mandati dalle Cesarine a imparare a Lavazza, per capirci, no? A Vodafone, alle grandi aziende,
ma abbiamo 150 aziende di cui 95 micro aziende fino alle 8 chiamiamole multinazionali che vanno più di un miliardo di euro di giro d'affari in mezzo delle medie aziende, perché l'unica maniera è parlarsi tra piccolo, medio, grande, che abbiamo in comune un tema che è la qualità. C'è in comune il tema della qualità, il tema della qualità a cui ci si può arrivare pensando sempre in grande, ma in un ambiente piccolo, in un ambiente. A me ha colpito molto cosa ha detto lui. Lui dice: certo che possiamo diventare grandi, magari mettendosi insieme 250 che la pensano così in Italia, da Polignano Mare all'Alta Badia. No? Ed è un meccanismo di rete. E lui deve fare in maniera che si parlino. Un meccanismo di rete e di grande sperimentazione, perché se c'è una cosa che è in ogni angolo di fico è la sperimentazione. Ognuno ci ha messo un po' del suo, noi ci abbiamo messo una quota di tecnologia importante, nascosta, non si vede, ma è una tecnologia che permette di capire tanto di quello che sta succedendo all'interno del parco, di capire da dove arrivano le persone che visitano il parco, come si muovono all'interno del parco, quali sono le cose che gradiscono, quelle che gradiscono meno, come è importante approvvigionare, riapprovvigionare il parco per fare in modo che le cose siano sempre della massima qualità e che ci siano quando le persone arrivano e non quando invece le persone non ci sono. E questa capacità di rischiare è una delle cose che va messa assieme alla capacità di trascinare, che invece Oscar e la sua squadra, non solo Oscar è, l'abbiamo percepito su questo palco da quando ha iniziato a parlare, un grande trascinatore, però anche la squadra che lavora con lui è capace poi di trascinare gli altri 150 di FICO e quelli che lavorano e che hanno, a dire la verità, contribuito assieme a Petrini in modo radicale a diffondere una cultura del cibo che era diversa 15 anni fa, era più vicina alla necessità di fare tutte le verdure belle, grandi e sovrapprodotte usando gli anticrittogamici. Ritorno un attimo nei campi e in stalla per dirvi un paio delle cose che degli esperimenti che abbiamo fatto su un fronte che è più vicino alla produzione. Cioè è sempre molto facile pensare alla tecnologia applicata alla trasformazione, alla tecnologia applicata alla distribuzione, alla logistica, un po' meno la tecnologia di comunicazione in particolare applicata alla produzione. Voi sapete che si sta diffondendo sempre di più una tecnologia denominata Internet delle cose, IoT in inglese, che è una tecnologia che permette di collegare degli oggetti e di far comunicare degli oggetti. Qualcuno dice: ormai tutti abbiamo un cellulare o più di uno, non riusciamo più ad aumentare il numero di persone che si parlano, anche se stanno diventando 10 miliardi nel mondo e questa è una buona notizia. Ecco, però l'automazione e l'intelligenza sempre maggiore a bordo degli oggetti che fanno parte della nostra vita ha aperto, a dir la verità, qualche anno fa l'opportunità di fare parlare tra di loro gli oggetti. Ci sono già in Italia 4-5 milioni di autovetture che trasmettono e comunicano dati relativi per esempio al loro piano assicurativo, alla sicurezza delle persone che ci sono al loro interno. Ci sono macchine utensili che comunicano, quindi perché non far comunicare le macchine utilizzate in agricoltura, le macchine utilizzate in zootecnia? Ecco, all'inizio pensavamo fosse solo una cosa per grandissimi produttori e soprattutto per chi si occupa di agricoltura intensiva, di zootecnia intensiva. In realtà direi che è un grande elemento di progresso questo. Esatto, in realtà cosa ha permesso questa cosa? Ha permesso di rendere applicabile il fare in piccolo quello che fanno la miglior parte di quello che possono fare solo le grandi aziende che hanno grandi economie di scala nello sviluppare i progetti tecnologici. Perché? Perché quando uno è un piccolo agricoltore e magari il reddito della sua famiglia dipende da quel piccolo appezzamento,
è chiaro che per tutta la passione che può avere, poi magari ha tre figli e ha la fine del mese da guardare, quindi se ha la necessità, se non è sostenibile il suo modello economico senza la contribuzione per esempio dei fitofarmaci, non può mettere a rischio il reddito della sua famiglia. Quindi ci sono degli strumenti per misurare nel campo la presenza degli infestanti, la presenza dei parassiti, e solo in reazione all'arrivo degli infestanti e dei parassiti permette di agire con dei dati che vengono raccolti, misurati, gestiti nella famosa nuvola e gestiti da degli specialisti per essere certi di non fare diciamo l'antiparassitario preventivo, ma di utilizzarlo solo se effettivamente necessario e se mette a repentaglio il raccolto. Analogamente, questa è un'azienda inglese, si chiama Kinan, produce macchine per la zootecnia che sostanzialmente sono quelle che raccolgono, tagliano, raccolgono il fieno, lo conservano e poi lo ridistribuiscono in stalla. Ecco, queste cose possono essere grandi per grandi allevamenti o molto piccole per l'allevatore che ha tre mucche, o per quello che ha il piccolo gregge da 80 pecore che magari poi con il latte ci fa anche il formaggio e lo fa col latte crudo per poter diciamo sviluppare in modo completo l'eccellenza di quella produzione. Anche in quel caso, ecco, i dati, gli animali vengono seguiti con dei sensori, la macchina è collegata alla rete, riesce a distribuire gli alimenti, il fieno, sulla base di quanto effettivamente gli animali hanno bisogno di mangiare, in modo che crescano bene, crescano sani, e riesce anche a capire se l'animale, il singolo animale, mangia un po' meno e quindi presumibilmente si sta ammalando, e permette al veterinario di intervenire in modalità anticipata rispetto per esempio a quando il veterinario interviene. L'animale è già ammalato e quindi è necessario somministrare l'antibiotico. Certo. Beh, dopo vorrei tornare. Ciao. Ci devi lasciare. Ciao, Oscar. Oscar, grazie. Ciao. Del tuo contributo al nostro talk. Buon viaggio. So che devi andare fino a Napoli, se non sbaglio, per un altro intervento. E, Alessandro, dopo vorrei tornare con te a parlare di una tematica altrettanto d'attualità, che è i rifiuti elettrici ed elettronici, che aumentano sempre di più. Però vorrei prima, visto che parlavamo di agricoltura, affrontare un po' questo tema con Christian Fischer. C'è un articolo che secondo me è molto interessante. Vi dico, insomma, in italiano sarebbe strategie per nutrire il mondo in modo più sostenibile con l'agricoltura biologica, ed è un articolo di Adrian Müller del Research Institute of Organic Agriculture di Fricchi Svizzera. Secondo questo studio sarebbe possibile estendere l'agricoltura biologica a tutto il pianeta, quindi convertire tutta l'agricoltura convenzionale a biologica seguendo due strade: o aumentiamo le terre coltivate con tutto quello che ne consegue, oppure manteniamo gli attuali ettari coltivati però con due condizioni. Una, che dimezziamo gli sprechi di cibo, che attualmente sono un terzo della produzione mondiale di cibo, e l'altra condizione che dimezziamo il consumo di carne, ovvero la quantità di terreni oggi destinati alla produzione del mangime. È una provocazione, assolutamente. Vorrei sapere cosa ne pensa Christian Fischer. Thanks very much, Lisa. And I have to say, maybe I bring now a little bit of different perspective. I'm an agricultural economist. I'm a scientist. I'm doing research on world food system, provisioning systems, so how to feed the world. And there's certainly a lot of development. And one is this, and the argument that the world can be fed by organic agriculture. And yes, probably it is possible, but it needs drastic changes, as you have said, in our consumption behavior, and also in the way we organize our food system. So I would like now, in my short introduction, give you a view on this topic, whether a sustainable, large-scale sustainable food production would be possible.
Considering all the realities of the world, and as you know, the planet is very complex and there are different realities, many different realities of food consumption. The Italian one, Italy is the hotspot of food. This is clear. We have heard today. I appreciate very much all your contributions, but there are so many other different realities on food. So let me give you just some facts on the planet to start off with. Now I'll give some numbers which were already mentioned, but we start with the key issue is we're still growing. And by 2050, we'll have about 10 billion people to feed. Most of them will live in big cities, two-thirds of them. And actually, also very many of them will be of older age. So the whole demographics of our world will change in the next 20, 30 years. We have to see, and there's a lot of controversy about this because not everyone believes it. But the reality is from, let's say, from really well-established mainstream scientists that have done the whole world, the whole life researching this, that we will need more food to feed the people, and about 60%. And this is too because we have more people to feed, but also the people become different. In particular, in developing countries, they want different food. They want to have meat, they want dairy products, and all this is much more resource intensive, and therefore we need more food to feed the world. Now, we also have the reality, what we have said, that this, we don't have unlimited land. So most of this food, what we need more, will come from the land we already use. And this is a big problem, in particular if you consider organic agriculture and all the other ways of sustainable agriculture, which is basically a way to reduce output, to produce less. We have heard on a piece of land, but in the same time we have this challenge to produce more. So we also, now if you look now, there's a lot of waste in our system. More of a third of people are overweight, which is a waste of nutrition, a waste of calories. But on the other hand, we also have about 10% of people which are undernourished, and this is not a production problem. This is a problem of distribution. This is because some people do not have access to food. The food is there. Then we also know this figure that nowadays one-third of all the food which we produce is either lost or wasted. But we also have in other sectors a lot of waste. Huh? Do you all wear your clothes until they are really not wearable anymore? Do you all drive your cars until they break down? No. It's not, having a lot of waste is not only a problem in the food system. And yes, it can be reduced, and we can talk about this later if you like, but probably we cannot reduce it to zero. And this is a reality, and basis for this study is that we really, also they never mention it in this study, but they really assume that we go down with one-third of waste, go down to 5%, 10%, and this may not be feasible. Okay, then, if we talk about climate change, and now comes the real problem with agriculture, because one-third of climate change is caused by agriculture, and half of that comes from animal production. This is also results from science, from really hardcore science. And if we look within the food system, where actually the greenhouse gases come from, and then it's more than 80% come actually from agriculture. 5% comes from input production, and only 20% or 12% comes from food processing, from distribution, from consumption. So it's mostly, the culprit is mostly agricultural production. Also, agriculture is responsible for 70% of freshwater use, and a lot of it is responsible for most of deforestation, because we need more land, so forests have to go. And finally, if we look at the soil conditions, one-third of the Earth's soils is actually acutely depleted because of intensive agriculture. This is the reality. So the culprit is really agriculture. And this is sort of funny because this is the very system, food production, which is meant to keep us alive, and it seems it kills us. How is this possible? Well, it is possible because until now, agriculture is mostly used as a sort of extractive industry, like oil production or coal production. This is the way we do agriculture. And in fact, what we need to do is we need to have a sustainable agricultural system that does not deplete resources, but gives things back to our system. So the way forward actually is to use sustainable agriculture, and that means to produce, but at the same time protect our resources.
And what resources are we talking about? Basically, there are two types of resources, the abiotic resources, which are climate, soil, water, energy. All this needs to be conserved while production or while producing. And on the other hand, we have symbiotic, so the biological resources, the living resources, and these are the plants, these are the animals, including insects, birds, and so on, but also the humans, and combinations of these. And these are our ecosystems and our biodiversity. This is what all needs to be preserved while producing food. And then we have also mentioned, I think, the farmer is important. The farmer as a people needs to live, needs to have income. They need to be able to make a living, and they need to have fair conditions. So it's about their livelihoods, it's about their social conditions, and then we also have to consider health, and we want to have healthy products. So it's a big, big issue. Now, how can you do this? Science research has actually come with many solutions for sustainable agriculture. I give you now, it's a little bit more technical, and I don't want to go into too many details, but I give you some solutions, if you like, from a scientific point of view. If we want to minimize the use of agrochemicals, then we have organic agriculture, organic soil fertilization as one way. But there are others as well, I'll show you later. Then there's integrated crop protection techniques, which means to use insects to keep plants healthy, for example, and not use agrochemicals. Or we have something like intercropping, using a variety of different plants that keeps the soil and all the plants healthy, so that you don't need agrochemicals or not so many of them. To minimize water use, because water is a big problem, as you know there is the solutions like using the right plants that lose less water. They are available in many sectors. There are irrigation techniques like drip irrigation or the use of sensors, as we have also heard, modern technology sensors measure the water in the soil, and therefore we can apply exactly the amount of water we need. In order to optimize animal welfare, there are also techniques. We have also heard the issue of intensive animal breeding. There are many, many issues. Amputation is one in pig production, for example, but we can do without. We can breed people, animals, without using amputations, for example. We can provide adequate resources for animals. That means space, light, water, the right temperature, and all this. This means reconstruction of stables and cow sheds and so on. But it is all possible and scientifically proven. And we can also appreciate animals not only because of their calorie contents and the foods they produce, but also about other features that are important to us, so-called functional features. Christian, yeah. C'è un beneficio ambientale anche nel migliorare il welfare, diciamo, degli animali? Ci sono benefici ambientali oltre che ovviamente etici, questo è ovvio. Yeah, there's the ethic issue, but also if we do this correctly, then we also have a fewer impact on climate change, because if we give them the right feed, for example, then we can minimize the amount of exhausts that are produced, of gases that come from the animals that affect our climate. Non è solo una questione di etica il benessere animale, ma è anche una questione in realtà ambientale. Yeah, certainly. That is the main. This is the purpose to have sustainable agriculture in many different aspects. So, in order to avoid soil erosion, we can have crop rotations. We can do without tillage or plowing. And there's also the use of cover crops to make sure that the soil is always covered and it's not flown away by the wind. Finally, in order to reduce greenhouse gases, there's good practices, good agricultural practices for animal keeping, for herd and manure management. We know that a lot of the greenhouse gases in animal rearing comes just by bad practices, so farmers who do not know their business properly. Feed optimization, and also what's coming more and more that will be a future, is that agriculture production will move indoors. Because if it's indoors, we can control what goes out into the atmosphere. We can filter things out. Okay, so these are the scientifically proven techniques that can be applied. Now, in reality, we have a different approach. In reality, we have implementation concepts that we deem as sustainable, and you know many of them, maybe not all, but the most important one here in our area is organic and biodynamic agriculture. It's one way of sustainable agriculture, but there are others.
For example, there is all the technique of integrating farming with integrated crop protection is one approach. Then there is something what is called conservation agriculture, both in the UK applied, but also in America. We have agroecology concepts, which considers agricultural production and ecology at the same time. We have permaculture. You may have heard of permaculture as another way of sustainable agriculture. And then there are more exotic ones like what is used in the USA, low input sustainable agriculture, or in Japan, a concept which is called effective microorganisms. So all these exist. They are different, let's say, philosophies or different religions of sustainable agriculture. They use some of the scientific methods I have showed you before, but they add other aspects. And this is maybe a problem because there's ideology added to it, and this makes it not attractive for all farmers to apply or to take on those techniques. So what is then the future? How can we actually feed the world more sustainably? And then the issue is that also we have to consider many of those what I just showed you, they really ask for extensivation, so to produce less on available land. But we have seen before the challenge is to produce actually more. So how do you do that? So one solution is probably in the human capital, in the people, in the future generation of farmers. And here I have to contradict a little bit to Oscar, who was there before, because in Italy, the reality actually is that we have fewer and fewer farmers. We know this, and also output in Italy is going down. Italy produces beautiful quality and is world best for exporting high quality products, but in terms of raw materials, Italy has a big problem. It produces less and less. You all know this, the olive oil that is exported by Italy, the olives do not all come from Italy. The pasta that is produced in Italy, a lot of the wheat comes from Canada or from Australia. So there is a problem with agricultural production in Italy. So a future, or one way into the future is to educate more highly skilled farmers, experts in agricultural production and sustainability at the same time, and to sustainably intensify rather than to have an extension in agriculture. So, and this goes in line with many of the scientific findings and also what is discussed from the EU Commission, from the OECD, all the big organizations, from the FAO. The way forward is to invest in farming, to have more modern farming, to have smart farming, to use technology, also mobile and information technology, and to have a knowledge-based bioeconomy. So we need more research and development. We need to have farmers that know more and can do more, that can do sustainable agriculture also on larger land plots. We need more younger farmers. Most of you, European farmers, but worldwide, most farmers are getting too old to innovate, to be really, really productive. This is the reality. And what we need is also a more entrepreneurial spirit among farmers. And here, with all the chefs and all this is not an issue, but with many farmers, this is an issue. Also better e-infrastructures, as was already mentioned. So in order to conclude also, in order to have the future of farming system, having really professionals working, producing food in a sustainable way, we need also attractive infrastructures for them, attractive working conditions, and that means we need to allow our farmers to grow, actually. And this is a big problem because a lot of farming is small scale, and the ones who can do better farming and who can grow and would like to grow often cannot because land has become so expensive and is not available anymore. So we need to increase land mobility. That means we need to accept larger farms. What is also coming is the separation between land ownership and agricultural production. Urban agriculture, you have all heard properly, it is possible nowadays to produce food in cities without losing a lot of land. And the first picture I showed you and show you again is an example of vertical agriculture. So you can actually produce food with very little land. And this is also part of the solution in the future. And finally, modern farm technologies need to be accepted by all of us. This means robots, it means drones, and this means also genetic engineering. Even so, you may not like it, but new forms of genetic engineering are actually very promising.
And we need, as a society, reopen this discussion, in particular in Europe, whether we really, really want to deprive our farmers and ourselves from the potential of modern technology and, in particular, of modern forms of genetic engineering. Okay, thanks very much. Grazie. Poi, grazie mille. Molti spunti interessanti. E, tra poco vorrei tornare anche proprio sul tema della dipendenza da combustibili fossili. Interessante appunto però questo spunto di riflessione, quindi come convertire di fatto insomma anche l'agricoltura convenzionale a un modello che sia più sostenibile. C'è il biologico ma non è l'unica risposta. Vorrei sentire adesso la voce di una persona, Gunther, che ha a che fare poi ogni giorno con le aziende e di fatto, se vogliamo veramente stringere il tuo lavoro in due parole, convince le aziende a essere più sostenibili e perché dovrebbero farlo. Attraverso Terra Institute fate anche tante attività di formazione, ma credo che un po' la mission sia proprio questa, la conversione verso un modello che sia comunque, che porti profitti, che permetta magari anche addirittura di aumentare la vendita, ma che abbia anche questa forte componente di sostenibilità. La prima domanda, siete voi che convincete le aziende o è l'azienda che viene a chiedervi come lo facciamo, insomma? Sì, un po' tutto, purtroppo. Sarebbe molto più semplice che le aziende vengano da noi, però ovviamente noi come piccolo team di 25 persone cerchiamo di dare esempi a aziende di tutti i tipi, no? Cioè aziende multinazionali, da 50.000 collaboratori fino a start-up che vuole nascere e vuole fare qualcosa di nuovo. Cerchiamo di farli capire come un modello di business può sposare bene l'idea della sostenibilità, integrarlo, no? Integrarlo così che diventa anche vendibile. E poi torna anche l'utile, cioè un'azienda sostenibile deve anche avere un certo utile. Questo cerchiamo di fare, qui in Alto Adige lavoriamo per esempio, sicuramente ci conoscete, la Loacker, cioè i wafer che fanno, abbiamo installato in Toscana, nella Maremma, centinaia di ettari per produrre le noccioline, no? Ovviamente poi in modo molto biologico, biodinamico quasi. Cioè, posso fare, scusa, un piccolo test con il nostro pubblico? Quanti di voi sapevano, ad esempio, che la Loacker è un'azienda che investe molto sulla sostenibilità? Chi è di voi che lo sapeva? Beh, qualcuno magari della zona. Cioè fanno io ad esempio lo ignoravo, pur essendo una persona molto attenta. Fanno già da anni, sì. Fanno già tantissimo e questo l'abbiamo messo su fuoco e l'abbiamo integrato anche nel loro modello di business, non ancora molto focalizzato, però pian pianino anche nella comunicazione lo fanno vedere, però in modo molto understatement, cioè molto soft, perché cioè, i proprietari dicono facciamolo molto tranquilli, facciamolo molto in un modo molto caldo. Però lavoriamo anche con ristoranti, lavoriamo anche con alberghi, anche lì è bellissimo come poi un albergo definisce il turismo in un modo diverso, dove non c'è solo nel focus di dare tutto quello che l'ospite vuole, no, di dare anche qualche messaggio quando poi parte, va via e va di nuovo a Francoforte in banca a lavorare 50 settimane a far avere stress da non finire, però cioè, l'idea è cosa porta con sé anche dal punto di vista di una consapevolezza nuova, cioè ha mangiato diversamente, ha mangiato carne bio, ha mangiato l'uova che era dal contadino vicino, e c'era un dialogo su tutto questo, c'era un dialogo forse anche sul concetto energetico dell'albergo, quando ha acceso la sauna o meno, cioè ci sono tante possibilità e vediamo anche che questi alberghi, questi ristoranti che aprono questa mente hanno anche dal punto di vista della redditività vantaggi, no? Perché diciamo torna un po' anche tutto quanto in un altro modo. Cioè questo è quello che cerchiamo di fare, ovviamente abbiamo tante aziende che già seguiamo, ovviamente qualcuno abbiamo ancora nel focus dove vorremmo entrare, cioè ci piacerebbe fare un dialogo, voi fate già tanto, cioè come trasmettere? E poi noi stessi abbiamo anche altre realtà dove noi stessi siamo imprenditori, abbiamo un'azienda che si chiama Terra Amata che fa humus biologico, no?
integrando anche uno scarto, cioè la lana biologica, noi lo mettiamo dentro nel nostro humus per creare una terra buona dove poi possono nascere dei prodotti buoni, perché sì, tutto quanto nasce fuori. Queste sono un po' le realtà che facciamo. Il compromesso, credo che ogni giorno nel tuo lavoro, la difficoltà anche che ti trovi a affrontare, è che insomma siamo assolutamente tutti consapevoli, dire questo non è un segreto, cioè produrre qualunque bene, che sia un alimento, un abito, a impatto zero è pura utopia, non esiste. Esiste il trovare il miglior compromesso possibile. Quanto alzare l'asticella del meglio possibile? Ovvero tu, quindi l'azienda magari si affida anche a voi e voi magari il vostro lavoro è anche nel trovare le best practice in quell'ambito e quindi dove porre l'asticella. Ma immagino anche che ci sia sempre poi un po' un... poi alla fine fare i conti con la realtà, certo. Torniamo sempre nel discorso che sollevava Filippo, fare i conti con la realtà, ovvero un sistema che poi si mantenga. Devo rifare completamente il processo produttivo per ridurre il consumo di acqua o il consumo di energia, può anche essere insomma molto rischioso per un'azienda anche in un momento come questo, dove questo tema al momento in Italia direi è un tema ancora un po' di nicchia, decisamente sentito nel pensare comune, ma che forse non è il driver numero uno quando compriamo un abito, quando compriamo una mela, quando compriamo una casa. È un driver secondario. Probabilmente, io spero, lo sarà sempre di più, ma la realtà oggi è così. Quanto alziamo questa asticella? Sì, la realtà purtroppo oggi è ancora così. Secondo noi cambierà. E ovviamente qui devo solo dire è un processo, no? È un processo che ogni azienda, secondo noi, deve prima o poi iniziare, deve partire, e poi con la partenza aumenta la creatività, no? E con la consapevolezza interna diventano quasi magiche le idee interne che nascono, perché poi soprattutto i collaboratori stessi sono quelli che, ma non si potrebbe fare questo, no, io ho un'idea che ho visto lì, io nel mio, il mio collega mi ha raccontato, fanno questo, cioè questo è quello di attivare questo percorso di poter pensare a certe cose. E noi stessi vediamo aziende che sono solo focalizzate all'efficacia ed efficienza, no, non pensare, solo fa questo che è scritto nel mansionario o nell'ISO 9001, perché questo sì, è il processo definito. Cioè dobbiamo rivedere l'azienda come sistema aperto che poi diciamo diventa un'azienda resiliente che si fa una sua logica. Adesso non so se mi sono spiegato bene, certo, però è anche un lavoro bellissimo quando poi vedi che l'imprenditore che prima diceva no, noi l'abbiamo sempre fatto così, che poi si apre, ah, non fa neanche male, che bello, non costa così tanto quanto ho pensato, e diventano, è una fonte anche di innovazione. E questo è quello, certo, il lavoro bello che cerchiamo di fare. Quando spiegate all'azienda il perché doverlo fare, perché insomma parlare di grandi temi, poi cambiamenti climatici, siamo bravi tutti, ma quando vai a spiegare ad esempio a un imprenditore, a un amministratore delegato, perché lo deve fare, riesci anche a quantificare i benefici, insomma, quindi magari possono essere appunto risparmio energetico, oppure può anche essere maggiori vendite, è possibile farlo? Sì, è possibile, si potrebbe, però non vogliamo farlo. Cioè deve essere anche una decisione un po' più emotiva, okay, un po' più di cuore, e non soltanto legato ai numeri, adesso ho risparmiato 2 centesimi su tot, perché allora diventa sempre una logica che ha una logica diciamo di testa e meno di cuore, e se poi il fatturato non è quello, il risultato non è quello che è, subito tolgo questo che ho fatto, okay, no? Cioè deve essere una cosa emotiva e deve poi entrare nel modello di business, come quando dicono entrare nel modello di business, deve entrare nel venditore, cioè il cameriere deve spingere il cuoco e dire fammi vedere dove questo schnitzel diciamo milanese, dove l'hai comprato la carne, come hai fatto il coso, perché voglio farlo, voglio spiegarlo al mio cliente che ordina il schnitzel, no? È questo il processo che dobbiamo capire, e dobbiamo cercare di emozionalizzare la tematica della sostenibilità e dobbiamo toccare i cuori di tutti, no? Perché noi siamo lavoratori, lavoriamo 8 ore al giorno, però poi siamo persone private che consumano,
no? E io dico, guarda, tu col tuo consumo, ogni volta quando prendo il mio portafoglio, c'ho il 10 euro, e noi diciamo questo 10 euro sono come una, come si dice, Stimmzettel in italiano, cioè come dare il voto a un partito, no? E io posso votare per la San Pellegrino, o posso votare per un altro acqua, e se voto per la San Pellegrino, io do l'energia alla San Pellegrino e do retta a quello che fa la San Pellegrino. Non so se mi spiego, cioè questo è anche un comportamento che ognuno può prendersi la responsabilità di quello che fa, in quale ristorante fa, quale scuola fa, e questo poi renderlo anche consapevole è bellissimo. E per quello ho detto, le aziende stesse che hanno tanti collaboratori possono, con i valori che da sopra entrano, possono anche cambiare un po' il mondo. E questa è la nostra visione, forse un po' troppo, che è un modo poi per trasferirlo ai loro clienti. Bravissimo, quelli che sono bravissimo, in sala, però non dove qualcuno dice tu devi dire così, deve partire dal suo interno e trovare le sue parole, e poi lo fa in un modo intrinseco e non solo quando il chef c'è e mi dice oh c'è il chef, devo dirlo così. No, lui lo deve fare anche quando il chef fa la visita al contadino. Anche quando lo chef è qui a Kers. Ah, bravo! Adesso, no, perché poi ci sono tanti. Aspetta che ti diamo il microfono, Filippo. Ce l'ha finito? Non è. A Napoli. Sta parlando ancora. Sta parlando in macchina. No, no, per esempio, lo spreco dell'acqua, la raccolta differenziata in un ristorante, chi è che la fa? La fanno praticamente quelli del lavaggio, quelli che si occupano praticamente di smaltire i rifiuti e metterli ovviamente nei contenitori appositi. Benissimo. Il 95% degli addetti al lavaggio in Italia non sono italiani. Io vengo da un territorio praticamente che è quello dove l'integrazione è fondamentale. Io ho sempre scambiato ma le mie pulci con quelli degli africani, i magrebini, cioè per me praticamente la convivialità e la convivenza è il mio pane che quotidiano, il Couscous Fest praticamente è un esempio tangibile. Detto questo, nessun italiano vuole stare più ai lavaggi dei ristoranti, trattorie, bar, alberghi. Quindi trovi sempre, e io praticamente in primis, c'ho praticamente persone che provengono dal Pakistan, dallo Sri Lanka, dalla Polonia, dalla Romania, quindi gente praticamente che viene in Italia a sbarcare il lunario e iniziano da un lavaggio. Quindi il concetto loro di risparmio non esiste, perché se tu lavori in un albergo fichissimo o in un ristorante bello, lo spreco è praticamente normale. Tu apri il rubinetto per lavare le pentole e il rubinetto deve stare sempre aperto. Quindi io spreco un sacco di acqua. Quindi se io gli racconto praticamente a quell'uomo perché tu tieni sempre il rubinetto aperto, perché per lui è una sorta di lusso, perché a casa sua praticamente l'acqua non è considerata o nessuno gli ha mai raccontato perché deve chiudere il rubinetto quando ti lavi i denti e quando praticamente che ti fai la barba, capito? Tengono i rubinetti aperti, quindi spreco un sacco di acqua. L'immondizia praticamente va messa ovviamente in situazioni separate, loro non lo fanno perché nessuno gli ha mai raccontato a casa sua una situazione di questo tipo. Quindi parte tutto anche da lì, da comunicare a chi sta praticamente dietro di noi quello che devono fare dalla mattina alla sera, altrimenti loro non ce l'hanno culturalmente, e questo è il fatto. Tu mi spieghi perché non c'è un lavapiatti italiano? Perché gli italiani siamo fighetti, cioè se tu gli dici a uno vai a fare il lavapiatti, quello praticamente non lo va a fare, pure se c'ha uno stipendio, un lavoro onesto con un orario. Quindi sono ruoli ormai che relegati a persone che vengono in Italia e hanno bisogno di lavorare perché mangiano e perché praticamente vivono in un ambiente praticamente consono. L'italiano il lavapiatti non te lo farà mai, cioè mai, ed è veramente una cosa per me incredibile.
Beh, tornare anche a questo tema, direi, torniamo sempre al tema della cultura, e mi ha molto colpito anche l'intervento di Gunther, perché in realtà ero convinta, insomma, che comunque si parlasse molto di più la lingua con le aziende della un po' più imprenditorialità, quindi del beneficio diretto, e mi piace invece il fatto di dire no, torniamo all'etica, ai valori, e quindi anche un po' quella che è proprio una politica che poi si traduce in, ad esempio, nuovi processi, nuovi sistemi. Tornando appunto a un po' i valori, presa di coscienza, immagino che anche nell'esperienza di Harald. All'inizio avevo la difficoltà un po', perché pensavo, come io dico sempre, come tutti gli altoatesini, se devo vendere il prodotto, devo fare tutto un po' razionale. E ho cominciato, ho cambiato totalmente la produzione e ho fatto tutte monoculture piccole. E da quel momento ho visto che quello non funziona, perché avevo dei problemi con insetti, malattie, certo, le monoculture non funzionavano. E in quel momento ero ancora assistente sociale e non mi serviva il denaro per sopravvivere, e ho detto no, con chimico non lo faccio, rimango assistente sociale. E così ho letto, ho provato, è diventata una passione, e ho visto che ci sono delle vie per fare una produzione più sana. Io adesso lavoro da 10 anni con, più o meno, con i cuochi, e ho sentito tanto dei problemi nella cucina e nel service. Però ho visto anche, se il cuoco, lo chef, è convinto di una produzione perché ha mangiato, ha sentito, ha fatto quasi l'iniezione di quello, e torna nel suo, nella sua cucina, quasi tutti i cuochi si influenzano dello chef. Tanti hanno problema con il service, e ho visto un po' che i cuochi stanno sempre con lo chef a provare a fare i piatti, e si influenzano. Il service sta fuori, e sarebbe solo un cambiamento di storia, e quello si dimenticano. E tanti adesso pensano, o fanno anche, di mandare fuori il cuoco giovane a spiegare al cliente il piatto. Così porta sempre avanti la passione di quei prodotti, e logicamente il cliente lo sente quando lo mangia. Sì. Avrei un'altra curiosità per te, se ci puoi un minimo, insomma, quantificare, o almeno dirci un po' nella pratica i benefici, quindi, di questo tipo di produzione che avete scelto, quindi permacultura, insomma, oltre biologico, rispetto a quella convenzionale, vissuti nel tuo quotidiano, ecco, proprio nella tua piccola realtà. Ci sono benefici? Per me, devo dire una cosa, per me la produzione convenzionale non vorrei neanche parlare. La produzione biologica per me deve essere la produzione normale per tutto il mondo. Mm-hmm. Perché già quelli fanno i trattamenti. La produzione che noi facciamo a casa, all'inizio non sapevo neanche se funziona o no, perché non sapevo nulla. Tanti che ho parlato mi hanno detto, ah, quello funziona un po'. Alcuni anni, però dopo un po' non funziona più. Perché quell'animale diventa di più, quella malattia diventa più forte. Io ho visto dopo 7 anni, 8 anni, che va sempre meglio. Io ho tutti quegli insetti che fanno i danni, però da me non fanno i danni. Quei danni che fanno, fanno solo per sopravvivere. E la natura non è che ti vuole fare i danni e noi dobbiamo combattere. Per me la natura è come una maestra. Se io ne ho i problemi, ogni anno ho problemi, però se vedo qualcosa che un insetto o malattia è diventato, mi chiedo sempre a me quale sbaglio ho fatto io, perché è sicuro un sbaglio di me nella produzione, e io devo solo capire cosa ho sbagliato per cambiarla, e così non succede più. E io dico sempre, se uno che produce alimenti
vorrei o voglio che l'agricoltore veda la natura come maestra. Se noi, tutto bene se noi usiamo la tecnologia, è comodo, è veloce, tutto bello, però se noi utilizziamo la tecnologia come controllo, così noi non guardiamo più. Come dire, la tecnica dice a noi cosa dobbiamo fare. Noi abbiamo già perso il contatto con la natura. Se usiamo quello, ci allontaniamo ancora di più. E dopo, il computer dice cosa dobbiamo fare, combattere. È un spostamento del problema, non è la soluzione. Quel problema lo togliamo, però di sicuro arriva un altro problema a confronto di quello che abbiamo fatto. E così è solo un cerchio dove corriamo come in Amsterdam. Beh, credo che trovare poi la soluzione efficiente e tra l'altro da poter replicare su larga scala non è banale. Ricordiamolo, diceva prima Christian Fischer, anche comunque l'attuale dipendenza dell'agricoltura dai combustibili fossili, che è tuttora vero, estremamente importante. C'è una soluzione, secondo te, Christian? L'hai citate già tante cose, ma in particolare quindi per diminuire questa dipendenza dai combustibili fossili, che insomma riguarda anche il mondo del biologico, ecco, non solo del convenzionale. Yes, of course. I mean, this is discussion now not only for agriculture, agriculture production. This is a discussion of the whole mobility sector, of the car sector. We have to come to a way to be mobile in a more sustainable way, and though we use sustainable energy sources, and this needs to be applied to farming as well. Tractors lose a lot of energy. Have also a significant contribution to climate change, so we can imagine to have tractors that work on batteries in the future. So this will come. Also, in general, we need also the energy is an issue, which, for example, energy conservation is something that is never discussed among organic farmers, or very, very little about this. So how do you actually can do agriculture? How can you produce plants and animals with the least use of energy, any kind of energy? This is not discussed, but it needs to be implemented in the discussion of farmers. Therefore, what I said, what we need to have in order to have a more sustainable system in the future is to have really young people that are well trained, that have the awareness from themselves. It needs to come from themselves that they want to change it, and they need to be able to manage larger scales. So that basically means more highly educated farmers. And we can do this. We see this, for example, in our study program. Now, I work for the university at Bolzano. We have a program in agriculture, and we have changed 6 years ago, we changed it to agriculture and agro-environmental management. And from this point on, it really took off. Traditionally, we had maybe 20 farmers, mostly local farmers, South Tyroleans, some from Trentino, from farming families that came, where they wanted to study agriculture. And since we have changed to the agro-environmental part, we get people that are not farmers, actually, but that people who are interested in environmental issues and who would like to become farmers, but they have a problem, they cannot, because they don't have land, they don't come from a farming family. So they would be really good because they have drive, they have the wish to do something, to change the agriculture system, but they cannot because they don't have available access to land. So, and this is what in the future needs to be. We need to discuss other ways of farming. Yeah. People like Harald are really brilliant, and South Shore has many of them, quite a few, also in animal production, and they save the world on a very large, on a very small scale. But what we really need is to have a larger scale solution and to bring other people into it, allow them to change the way we do farming, we produce food, and this can only be by educating people and providing these opportunities. Beh, quindi certamente un maggiore investimento sull'educazione, sulla formazione, quindi anche ovviamente nel settore agricolo, quindi come diceva appunto Christian, è anche come dice lui, è un po' un problema sistemico che abbiamo. Sì. Cioè, non posso scegliere tranquillamente di diventare agricoltore, perché se non ho il terreno, come faccio? E soprattutto
difficilissimo da noi, per esempio, no? Sì. Non ho la possibilità di comprarlo perché costa una maniera. E questo è un po' un problema che... E tanti che diventano agricoltori o sono agricoltori perché sono di famiglia, non vogliono neanche farlo, cioè vorrebbero fare qualcos'altro. Cioè qui forse dobbiamo trovare nuove formule, no? Così che una persona, come per esempio potrebbe essere io, posso cioè io divento contadino, come posso decidere, divento maestro o così via. E questo purtroppo è, attualmente non è fattibile, no? Yeah. Or a food entrepreneur. Yeah, you don't have to call yourself a farmer. You can be a food entrepreneur. Yeah. You can now produce beautiful vegetables in a shed. In London, it's done in a bunker, you know, in a basement. This is possible, and the quality of this, it is not like, you know, it doesn't really go along with our traditional expectation of food, having a farmer working all his life in the mountain, beautiful environment, working the soil. This is not it. It's a modern way of producing vegetables, but it, from a sustainability point of view, it is perfect. You know, you don't have any exhaust that go in the environment. It's a controlled room. It is very clean product. There is now, you don't have to use pesticides or other chemicals if you do it in a controlled environment. So it is a modern way of food. It is different, but it is sustainable according to our definitions which we have now. So if we can bring in food entrepreneurs that can produce anywhere food, but in a very good way, that would be part of the solution in the future. And then at the same time, try to upscale farming, getting farmers, traditional farmers also to change their way. I can also tell you, I mean, we work a lot at the university with the Farmer Association of South Tyrol. Now, organic in South Tyrol has never been a big topic. You know, the share of agricultural land in South Tyrol that is cultivated organically is very low. Also, every second organic apple in Europe comes from South Tyrol. But otherwise, organic has always been very low-key. And we, as a university, we did studies. We showed them that if you convert milk production, for example, produce organic milk, you would save or help to save the environment, and you would earn more money. You had higher income. So we could prove this scientifically. We went out to the farmers. We were not able to convince them because organic was seen as something, no, we don't want it. Now it has changed. Now the farmers in the last years, through the consultations with the farmer associations, they have expressed a wish that South Tyrol should become more organic from themselves. And now the farmer association has, last year, has put on a bio concept, an organic concept 25 for South Tyrol, with the aim to double the organic land that is currently under cultivation. It's still not a huge step forward, but at least it is a step in the right direction. So without having the drive from inside, it's never going to happen. But I think we're going there. Huh? All these discussions, what we're doing here and what's happening all around us, helps to shape this understanding, this awareness. Assolutamente. Quindi torniamo al tema della consapevolezza di questi temi, della cultura. Paul, prima avevo lanciato un po' questa sfida, poi ripresa anche dall'intervento di Christian Fischer, quindi se vogliamo diffondere questo modello di sostenibilità a livello globale, dobbiamo però fare i conti con riduzione degli sprechi e, insomma, anche se è un po' impopolare come cosa, riduzione del consumo di prodotti animali, in particolare le carni rosse. È una cosa molto impopolare, ne sono assolutamente consapevole parlarne con un cuoco, ma ho visto molta passione e ispirazione nei tuoi occhi, anche nel dire il cuoco deve ispirare, deve insegnare alla brigata, ai fornitori. Secondo te il cuoco può avere un ruolo anche nel sensibilizzare su questo tema specifico, quindi consumo di prodotti animali, spreco, oppure, insomma, meglio che stia al di fuori della ristorazione? E lo so, è un po' scomodo come tema. It's very hard to translate in English. If I want to talk in German, I'm more emotional, I'm sure. We have a duty and a reduction supports the creativity. Bellissima. In my restaurant, we just work with vegetables. We create vegan and vegetarian food,
and it's no reduction. It's a new opportunity. And my job is to figure out where is the best farmer, like Carl. And so they are the people who inspired me, because their gift is not to greet a prophet. They have a passion. And this passion, if you talk with these people, you become aware. And so you want to spend it with all the people. And what can I do? I think I'm not a good motivator, because I don't like to motivate people, because it's just for a short time. You have to inspire people to focus on quality. And if they study quality, they want to grow organic, because they think about it, they read about it. And my job is to inspire guests with a good taste. Because in my restaurant, for the first place, the most people are very frightened. Not the woman, the most time the man's. They think, oh, vegetables. I'm afraid that I don't become full. And I think it will be boring. Quindi noioso e che non ti riempirà se mangi solo verdure. But it isn't. We show them what the nature have good gifts. And I have a great team. I work with them. I've been working with them since 5 or 6 years. And they grow with me, and I grow with them. And we try to produce everything. So we create wonderful new flavors. Because my people, my team, are very curious. And so if they have a space to be curious, they, I use the word grow. Mm-hmm. Because I tell them every time, if your mind can imagine it, if your heart believe it, you can achieve it. And in the first place, they ask me, can I do that? Yes, you can do, try it. Because I didn't have all the knowledges, so we have to talk with our suppliers. We have to cooperate with our suppliers. But we have also to think every day about that, what we do. And my service translate my minds when they talk with the guests. And I think a big problem is always that chefs thinks they are stars. We aren't stars, we are hard workers. Stars are, for me, people with a great passion. And we have to think that we are one team, not a kitchen or a service or a farmer. It's a complicated and complex circle. And so my service, the service team, is very important for me, because I'm not a good talker with the guests, but they are. And I don't have to tell them. They have to do it, they do it. And you know why? They love the job they do. They love what we do. Because I think we have good values. And if you have good values, people will transport it, because they are proud of that. And in the beginnings, I didn't have good farmers. I have to look a couple of months. And so, for the first time, we take vegetables from industry farming. And my chefs, I tell them every time, please, give it in the fridge, please. Be careful. They don't care about it.
I think they feel a bad energy. And one day I observe, because my farmer comes, he comes with his car, all my chefs go outside watching, what is this, take it, and they have a wonderful, they care about it, because they know that it's hard work, they respect it, and I think, so you feel also the energy what the farmer gives to them. And yeah, it's important that we all wake up. We don't have to talk, we just do it. And a chef don't have to accept bad ingredients. Fish from aquaculture, hey, for me it's bullshit, sorry. Meat from animal farming, it's bullshit, sorry. And also from the industrial farming. I want the nature. I want the pure power from the nature. I want to work with the nature. Sometimes I think it's very hard, but Carl told us we can learn from the nature. I was last year and in Spain by winemakers, and I looked to the landscape. All was green. Some one lane was color, with beautiful color. And I said, hey, what happened? Why there we have so many colors and the other things are green? And he started to smile. Yeah, the nature doesn't know that it's November, because they are all with herbicide and pesticide. And look to my field. The nature knows now, so they have to go to sleep to re-energize it. And I think we have to respect that, because we are the persons who think we have to give every guest, every time, everything. I'm a chef, and I want give you the best produce and products what I have, not what you want, because you cannot know what you want. If you stay any time or once in a field and eat a carrot from a field, you don't need the water, you just wrap it up and eat. And that's this taste you never will forget. And I'm a chef, and I will show you this taste. And not, if you ask me, strawberries in winter. I really, that's ridiculous. I'm a chef, I show you what you have to eat. Because I respect the work from Carl. And I appreciate it, really. Thank you. Grazie. Lisa. Beh. Posso, sì. Infatti sarei proprio venuto da te adesso. No, se posso intervenire anche sull'onda di quello che è stato appena detto. Sicuramente il problema è che non si può iniettare nel collo ai giovani o a chi non è interessato un valore. Cioè, un valore non è una cosa che tu sì, lo puoi dire di sì teoricamente, ma poi non lo vivi. E se ognuno di noi pensa alla propria esperienza, noi abbiamo imparato qualcosa perché abbiamo incontrato un maestro, no? Il racconto che faceva lui è il racconto di un luogo dove a un certo punto partecipi di una cultura, partecipi di una passione e diventa tua questa cosa. Allora quando poi si fa la scuola tu hai davanti una situazione, non voglio dire artificiale, ma sicuramente devi poter arrivare a tutti, raggiungere tutti, trasmettere dei concetti. Quello che veniva detto adesso secondo me è centrale, no? Come si fa a fare in modo che uno studente dica I care? Perché quello lì è il tema, no? Tu gli puoi spiegare tutte le ragioni del mondo per non buttare via una cosa, per non sprecare, ma se non è sua, quella cosa lì la farà mentre lì, mentre c'è lo chef, mentre c'è l'insegnante. Allora
mi piaceva raccontare, perché l'altra cosa che sta emergendo secondo me stamattina è che l'unico punto di partenza sono piccoli grandi tentativi, piccoli tentativi che pensano in grande, no? Possiamo raccontare quello che abbiamo inserito in Alma ultimamente. Noi abbiamo questi studenti che vengono da tutto il mondo, sono oltre 1000, e arrivano in questa scuola, vengono subito messi a studiare anche pesantemente, perché oggi il mondo della cucina va a una velocità pazzesca. Allora abbiamo deciso che 2 giorni noi li sacrifichiamo alle lezioni, anzi investiamo il doppio, perché li prendiamo, li portiamo in montagna. Noi siamo a Parma, lì vicino non ci sono le Dolomiti, ma c'è un Appennino stupendo, e li portiamo proprio fuori dal loro contesto, li portiamo a dialogare, li portiamo a camminare sulla montagna, a mangiare in montagna, a scendere, quindi a vivere un'esperienza totalmente altra di quella che fanno, e poi li portiamo a mungere le capre, a raccogliere i funghi a seconda della stagione, no? Li riportiamo al contatto con quella cosa che si deve, cioè la natura. E abbiamo intitolato questi 2 giorni "Sapete andare sulla luna, ma non sapete più andare in bicicletta", proprio perché secondo me bisogna arrivare a scardinare una questione, cioè che tutta questa cosa della sostenibilità è l'ennesimo valore che va imparato oltre la tecnica, o invece può diventare un ritorno alla centralità del mestiere del fare cucina. Allora, da tutta questa cosa, anche le immagini che stanno un po' scorrendo sono le immagini di un convegno che abbiamo organizzato l'anno scorso, che si intitola Next Generation Chef. Cioè, noi vogliamo domandarci che cosa va insegnato, che cosa sarà il cuoco o il ristoratore, per dirlo allargato, no? Perché anche il servizio di sala, chi fa gli acquisti della prossima generazione. Bisogna cominciare a veramente porlo alla base, cioè quella, la cultura di un mestiere è quella parola che diceva prima lo chef, è la curiosità. Perché uno può fare anche una grandissima scuola, acquisire una somma di informazioni infinite, ma può non nascergli la curiosità. Allora è già finito, cioè lui ha questo bagaglio, durerà finché durerà quell'erudizione, ma se nasce la curiosità allora cambia tutta la prospettiva, no? Quindi anche quando diceva, parlava lui delle aziende, no? Cioè se l'azienda lo fa perché gli torna solo il bilancio, quella cosa lì deve tornare, ma perché gli torna solo il bilancio, se invece nasce una curiosità, che ci possa essere una prospettiva, allora lì si può aprire una strada. Per cui ci tenevo a farvi vedere anche un po' il lavoro che stiamo facendo in Alma, ma sicuramente le parole dell'esperienza che diceva lui, no? Del fatto che poi ti accorgi che uno lo fa senza che glielo dici, perché è stato contagiato, come, ecco, quello lì è l'unicorno di chi fa scuola, perché quello lì vuol dire veramente educare una persona, non è che l'hai formata, allora gli hai messo anche il concetto, no, tu hai educato una persona, cioè l'hai cambiata, gli hai, hai acceso una fiaccola, hai innescato qualcosa, e questa è la sfida grande su questi temi e su tanti altri. Beh, sul fatto che siano grandi sfide, questo senza ombra di dubbio, e direi che è emerso anche questa mattina come un'unica ricetta come soluzione al problema probabilmente non esiste, mentre molti ingredienti con cui creare la ricetta probabilmente invece si possono trovare, e in questi ingredienti sicuramente la cultura ma anche appunto un cambio di mentalità sono da mettere al primo posto. Abbiamo ancora pochi minuti, poi avremo ancora 2 partner testimoni prima della pausa pranzo. Volevo fare un ultimo, diciamo, piccola riflessione, passaggio su un altro tema che direi di estrema attualità. Volevo approfittare della presenza del dottor Canziani di Vodafone, un articolo anche questo recente di pochi giorni fa sulla montagna dei rifiuti elettrici ed elettronici, che nel 2016 a livello globale è arrivata a 45 milioni di tonnellate, 9 volte il peso della grande piramide di Giza, e solo il 20% dei quali è destinata al riciclo.
Questo è un tema che secondo me è comunque molto connesso con quello della produzione globale e delle abitudini di consumo, perché se vogliamo veramente che poi funzionino le cose a scala globale sostenibili, è indispensabile anche poi un ruolo da parte del consumatore, oltre ovviamente alla possibilità di un maggiore recupero. Dal suo punto di vista ci sono delle strade perché questo trend possa cambiare? Certamente non lo sto chiedendo, diciamo, come Vodafone, ma come esperto del settore, quella che può essere la sua opinione. No, ci sono due, anche in questo caso ci sono due aspetti, uno più tecnologico e un altro culturale, che poi tendono a convergere. Ed è importante avere una sensibilità, la nostra azienda ce l'ha sull'argomento, perché non è uno di quegli argomenti che fa tornare meglio il conto economico, certo. È una cosa che si fa perché è giusto farla, sarebbe bello farla perché è anche fico o cool farla, però costa un sacco di soldi. E nella evoluzione che vi raccontavo all'inizio della mattina, dei diversi strati di tecnologia che abbiamo via via aggiunto sulla rete e montato sulle antenne, è chiaro che abbiamo sempre aggiunto pezzi e a un certo punto ci siamo posti il problema di iniziare ad andarne a togliere. Ho parlato tanto della rete mobile, in realtà anche la rete fissa è una cosa che distribuisce per centinaia di migliaia di chilometri nelle nostre città, ma anche lungo le dorsali autostradali o sui cavi dell'alta tensione, tanto materiale che non va via da solo, perché è ferro, è silicio, è rame, e noi ogni anno conduciamo dei programmi che vanno a smontare dalla rete tutto ciò che non è più necessario, tutto ciò che ingombra, anche banalmente, e anche banalmente è brutto da vedere sulle antenne. Adesso non sono preparato sul peso e sulle tonnellate che togliamo, però sono numeri importanti. Ma può, secondo lei, aumentare la quantità di, ad esempio, rifiuti elettrici e elettronici che vengono riciclati? Si può fare qualcosa di più? Il materiale che dicevamo è tutto materiale pregiato, quindi, quindi riciclarlo è il modo più intelligente di riusarlo e di ridurre i costi anche di produzione delle cose nuove. Poi c'è un altro aspetto che non è tanto legato a quello che c'è sulla rete, ma a quanto ci portiamo in tasca tutti noi, che è una cosa che sia per quanto riguarda il dispositivo che per quanto riguarda il sistema che lo alimenta, lo ricarica, genera tanti, io credo che nei cassetti delle case di ciascuno di noi ci siano i vecchi telefoni, i vecchi caricabatterie. Su quello noi abbiamo fatto partire un programma di rientro, quindi di fatto ritiriamo i dispositivi non più utilizzati. Devo dire che non sta raccogliendo tantissimo, quindi qua è proprio una cultura che deve essere un po' quella nostra, dei cittadini che affezionati al telefono che hanno, perché ci sono le fotografie, così quando lo cambiano magari tengono l'ultimo, ma sì, tutti gli altri li fanno rientrare, e anche da una sensibilità che sta aumentando, ma non la pensano tutti nello stesso modo, dei produttori di telefoni che quando fanno i caricabatterie se li facessero tutti uguali, magari quello sarebbe la differenza. Più facile, però devo dire che si era arrivati con la micro USB e con la mini USB poco prima ad avere un buon punto di convergenza, ma adesso ci si è già staccati ed Apple fa, che è un'azienda per tanti versi sì, sostenibile, ma non su questo, fa un po' la sua strada. Beh, credo che torniamo un po' anche al tema di certamente quello che può fare una grande azienda che, ad esempio, appunto come citavi Apple, decide di ad esempio permettere il ricambio di alcuni pezzi senza dover cambiare tutto il telefono, magari aggiornamenti che continuano anche su modelli vecchi del sistema operativo. Certamente, quindi, quello che può fare un'azienda è tantissimo, anche per rendere più sostenibile e in particolare a livello globale, ma non perdiamo ovviamente mai di vista, insomma, oggi direi nel nostro pubblico ci sono sicuramente anche tante persone che sono qui come singoli e non rappresentano in particolare un'azienda. Non dimentichiamo anche il ruolo del consumatore nello stimolare questo cambiamento, questa domanda, quindi nello stimolare ad esempio un mercato
di telefoni usati piuttosto che di prodotti che non sono perfetti ma che hanno un più basso impatto ambientale, di un'agricoltura che è più ecologica perché favorisce il ciclo delle colture naturali, quindi rispettando i cicli naturali, oppure una minore chimica nei campi. Questo credo, io continuo a credere molto, forse sono un idealista, nel potere anche del consumatore e come il modo in cui viviamo, il nostro stile di vita abbia un potere, sia un potente anche atto politico. Abbiamo veramente pochi minuti, ma mi piaceva se c'era qualche piccolo contributo dal pubblico, una battuta magari a quello che avete sentito questa mattina. Insomma, vi ho visti interessati, ma insomma, sono consapevole che non sono temi così leggeri o insomma così semplici, sono certamente cose di cui siamo abituati a leggere, sentire tutti i giorni, ma credo che il contributo oggi di tutti questi relatori, i loro punti di vista sia stato estremamente interessante, stimolante, quindi spero anche per voi. C'è qualche cosa che volevate, magari vi faceva piacere aggiungere? Spero che sia comunque un segnale di apprezzamento di quello che avete sentito questa mattina. Allora ne approfitto per ringraziare tutti i nostri Grazie. Relatori di questa mattinata. La sfida di parlare di alimentazione e agricoltura non era semplice, e quindi grazie veramente anche per lo sforzo che avete fatto di insomma, tradurre in concetti molto semplici le vostre idee, la vostra filosofia. Quindi grazie ancora e vi invito insomma a tornare al vostro posto. E noi in realtà adesso abbiamo ancora due interventi che sono quelli di due importanti partner di CARES. Quindi grazie Paul, Gunther, a tutti voi. Grazie. Quindi direi che è il momento di dare lo spazio a queste due importanti aziende che sostengono CARES già dai suoi inizi. E la prima è Ferrari Trento. Chiamo qui sul palco Stefano Medici, che è il responsabile marketing e business development appunto delle cantine Ferrari. Stefano, il micro. Vuoi il. È qua, guarda. Ti ho visto attento. Hai seguito con attenzione questa mattinata. Un attimo. Pronto? È stata interessante, è un tema che ovviamente ci coinvolge tutti perché ne va del nostro presente e del nostro futuro. La prima domanda a cui rispondo, perché è il motivo per cui siamo a CARES, ce ne sono vari, abbiamo conosciuto e reciprocamente siamo apprezzati con Norbert, abbiamo appoggiato la sua Chef's Cup prima e abbiamo sposato il cambio di taglio in CARES volto alla sostenibilità. Ferrari da sempre è un prodotto che va in ristorazione, per cui il rapporto è molto stretto e abbiamo anche un elemento che ci congiunge al territorio in cui vive Norbert e la sua cucina, che è la montagna. Noi siamo Bollicina di Montagna, Ferrari le uve con cui si fa il Ferrari nascono e crescono sulle montagne del Trentino. E l'altro elemento è il concetto di sostenibilità, è un elemento che deve pervadere l'attività costante e quotidiana, non è un elemento che nasce improvvisamente e lo abbiamo applicato da tanto tempo per un grande motivo. Ferrari nasce nel 1902 da un'intuizione, Giulio Ferrari, che porta in Italia lo Chardonnay e si sviluppa sui mondi del Trentino. Giulio Ferrari non ha eredi e trova nella famiglia Brunelli chi porta avanti la sua filosofia e siamo oggi arrivati alla terza generazione della famiglia Brunelli che vi saluta e mi ha chiesto di rappresentarla in questo contesto. E quindi il fatto di essere arrivati alla terza generazione vuol dire che si pensa sempre al futuro e si pensa anche alle successive generazioni e è la famiglia che si fa garante di tramandare queste tradizioni.
il nostro lavoro è fatto di due elementi fondamentali, il territorio e le persone che poi lavorano. L'agricoltura è fatta di persone. E quindi questa sostenibilità deve applicarsi a questi due elementi fondamentali. E quindi questi due elementi si pervadono, perché il viticoltore è il custode del territorio, ma gestire il territorio con principi di sostenibilità e il concetto salubre di agricoltura di montagna preserva le persone che ci lavorano. Poi vedremo alcuni esempi. E la montagna è un territorio difficile da coltivare, ma nello stesso tempo è un elemento che ci dà delle caratteristiche molto peculiari, molto particolari. Il Trento DOC, il nostro prodotto, nasce solo in quel territorio grazie anche alla temperatura, oltre che ai valori del suolo, che ci dà la quota e le correnti che ci danno la montagna, per cui poter far vivere la montagna e nutrirla diventa garanzia del futuro. Le uve sono raccolte e coltivate in 100 ettari di proprietà della famiglia, e poi ci sono oltre 500 famiglie che lavorano in terreni che conferiscono le uve a Ferrari. Anche questo fa parte di quel concetto di prendersi cura degli altri, 500 famiglie che lavorano grazie al lavoro di Ferrari e per Ferrari. Allora, una serie di attività che sono state implementate nella coltivazione ormai tanti anni fa, si è partiti con questi principi di sostenibilità oltre 20 anni fa, e anche questo è un elemento importante, diciamo prima, è un qualche cosa che si costruisce giorno per giorno, ma sposando dei principi fin dall'inizio. E il 20 marzo del 2017, quindi neanche un anno fa, è arrivato un traguardo importante: i vigneti di proprietà della famiglia Brunelli sono stati certificati biologici. Non tutte le uve che usiamo per fare il Ferrari viene dai territori di proprietà, e quindi abbiamo fatto uno step successivo, anche questo negli anni precedenti, abbiamo creato un protocollo chiamato protocollo di viticoltura salubre e sostenibile di montagna, che condividiamo con i nostri conferenti e fornitori affinché tutte le uve abbiano lo stesso approccio di proprietà, vigneti di proprietà e vigneti non proprietà. Cosa implica questo? Lo diceva prima anche Lavazza, è chiaro che applicare dei principi che eliminano i diserbanti, i concimi chimici, eccetera, crea dei problemi all'agricoltore, e noi non vogliamo incidere su quello che è il reddito dell'agricoltore stesso, perché altrimenti non gli garantiamo il futuro. E quindi questo è un altro elemento che riteniamo dimostri la sensibilità di Ferrari e il suo concetto di care, di prendersi cura anche di chi lavora con Ferrari, ed è il discorso che da sempre retribuiamo i nostri conferenti, non sulla base dei quintali di uva che conferiscono, quindi sulla quantità, ma sulla estensione del loro vigneto, e quindi possiamo anno dopo anno, con condizioni climatiche differenti, garantire loro una stabilità di reddito pur in presenza di quantitativi differenti a seconda delle condizioni climatiche. E quindi questo protocollo e l'attività dei nostri consulenti si esemplifica con delle consulenze vere e proprie che facciamo sul terreno, negli impianti, nella gestione del terreno, nelle tecniche di potatura, e tutta una serie di attività che sono fondamentali per l'ottenimento del raccolto. Solo in questo modo riusciamo a mantenere un territorio veramente meraviglioso, di cui siamo veramente orgogliosi. Alcuni esempi: il Sovescio è chiamata la concimazione verde perché utilizza le piante e i fiori per nutrire il terreno sottostante. Nutrire il terreno sottostante significa garantire all'uva una qualità necessaria per rispettare gli standard di Ferrari. Lavoriamo appunto per arricchire il suolo, lavoriamo per monitorare la quantità di acqua nella pianta, il che ci permette anche in questo caso di poter controllare l'irrigazione e diminuire gli sprechi di acqua. Lavoriamo per preservare, dicevamo prima, il territorio e colui che lo coltiva, perché una volta, lo vedete nell'immagine un po' forte alla mia sinistra, il fatto di
portare dei anche se usiamo dei fitofarmaci come il rame e lo zolfo, quindi sani, però possono avere una forte dispersione. Utilizzando dei macchinari che controllano la dispersione stessa, permette di non disperdere le quantità anche di concimi e di fitofarmaci naturali. Abbiamo una forte collaborazione con la Fondazione MAC, che è uno degli istituti sul territorio più importanti per quanto riguarda lo sviluppo delle tecniche agricole, e in questo caso per esempio si possono elaborare, verificare le quantità di rame da utilizzare per questi fitofarmaci cosiddetti naturali. La filosofia pervade non solo il brand Ferrari, ma tutta l'attività che la famiglia Lumelli ha nel suo portafoglio, quindi anche le tenute Lunelli dei vini in Trentino, in Umbria, in Toscana, quindi l'approccio al territorio vale per tutti i territori nostri, e per esempio con questo approccio sono nati i primi prodotti certificati biologici, che sono i vini fermi delle tenute toscane dei Lunelli. Le attività che abbiamo visto volte a dare al territorio e al terreno una vitalità e una base sono state certificate nel 2015 da questa associazione mondiale per la biodiversità, che è appunto questo Biodiversity Friend. La biodiversità, che si diceva Farinetti, è fondamentale ed è molto forte in Italia, siamo ricchissimi di questa biodiversità e che, ripeto ancora una volta, vuol dire avere una varietà di vegetali e animali nel territorio stesso. Un esempio, le api. Le api, un dato interessante dice che delle 100 coltivazioni che danno il 90% dei cibi al mondo sono impollinate naturalmente al 70% dalle api. L'utilizzo di fertilizzanti chimici aveva ridotto e riduce in alcune zone la presenza delle api. Per noi invece sono una risorsa importantissima e quindi è un elemento che dimostra il concetto di biodiversità. Abbiamo delle arnie nei vigneti e poi diamo da mangiare anche gli orsi, perché in Trentino sono ricomparsi gli orsi e sono attratti dal miele, e quindi questi sono gli esempi di cosa succede lasciando anche l'impronta. Quindi spero di aver reso l'idea di quello che facciamo, e grazie a tutti per l'attenzione. Assolutamente, grazie mille. Grazie a voi. Direi l'ultimo testimonianza, quindi l'ultimo partner testimony di questa mattinata, che è quella di Miele Italia, Michele Laghezza. Invito a salire qui sul palco, che è il direttore marketing appunto di Miele Italia, anche voi partner storico di Kers. So che tra l'altro hai, oltre al perché sostenete Kers, insomma anche qualche consiglio pratico che sicuramente sarà utile alla conclusione di questa mattinata, dove insomma abbiamo parlato tanto anche di grandi sfide, grandi idee, quindi anche una scesa nel concreto, insomma penso che piacerà, sarà apprezzata dal nostro pubblico. Speriamo. Prego. Sono nato a Lutago, in un piccolo paese nella Valle Aurina. Ricordo le sciate in inverno e le scalate d'estate, le scorpacciate di lamponi, le corse nei prati e i primi tentativi di pesca. I miei avevano un piccolo albergo, come tradizione di famiglia, l'unico giorno della settimana che si mangiava carne a casa mia era domenica dopo la messa. E lì la cosa più bella era lo speck che si trovava pronto sul tavolo, e mi ricordo ancora oggi il sapore, la affumicatura, il salato e la bontà di questo prodotto. Eppure ho avuto bisogno di andarmene di questo luogo per sentirlo mio, di girare il mondo con l'unica moneta di scambio che aveva loro, le mie mani al lavoro in cucina. In questo piatto l'uovo gioca un ruolo fondamentale. È necessaria una crema morbida per legare il gusto salato e affumicato dello speck al fusillo di faro. Per ottenere la consistenza perfetta posso cuocere l'uovo usando un programma automatico. Grazie alla cottura molto delicata del forno a vapore, il tuorlo rimarrà cremoso completando l'equilibrio di sapori.
In cucina spesso sono i piccoli accorgimenti come questo a rendere speciale un piatto. Bene. E qui, praticamente in questo video, è sintetizzato il perché noi di Miele sosteniamo CARES. Perché in questo video c'è passione, c'è emozione. Prima si è parlato proprio di emozione. Ebbene, perché noi pensiamo, e io non vi voglio tanto parlare di fatto di quello che noi facciamo in Miele, ma quello che ognuno di noi a casa può fare per essere sostenibile. Perché, non so come, per andare avanti, il verde? Ok. Perché come diceva anche Gunther, no, prima, alla fine la sostenibilità è una scelta di qualità. Perché ha a che fare di fatto praticamente con una scelta di vivere bene, dell'amore del bello. E la sostenibilità è a 360 gradi, è parte della nostra vita. Sostenibilità significa avere per esempio del tempo per sé, da dedicare per sé. Sostenibilità è avere, cercare praticamente un benessere fisico ma anche psichico e avere, fare le cose per bene. Avere una, si parlava prima, no, Filippo Lamantia diceva, no, quanto è importante la sala, eccetera. Quanto è bello avere una tavola apparecchiata anche a casa. Magari anche cose di IKEA, ma fatte bene. Così come praticamente la passione oggi per il design, lo spazio fisico, la casa, è sempre di più una parte importantissima da un punto di vista, no, proprio sociale. Noi facciamo socialità a casa nostra. E parlando di food, di fatto oggi questi sono i trend crescenti oggi in Italia. Mangiare in maniera consapevole, quindi sapere che cosa si mangia. Healthy eating, mangiare in maniera sana, piuttosto che comunque food indulgence, perché alla fine, anzi, il food è una delle passioni, no, della vita, è uno dei piaceri della vita. Così come anche il food heritage. Avete visto, no, Norbert che parla della sua storia. Ed è questa che ci riempie di emozioni. E guardate che questi sono temi che la gente oggi ricerca. Pensate, praticamente questa è una ricerca che noi abbiamo fatto sul web, sulle parole più ricercate, sugli argomenti di fatto più ricercati. La grandezza dei riquadri indica la quantità. Il colore invece indica, come dire, l'aumento del trend, il trend. Quanto più è verde, tanto più quella lì è una ricerca che sta aumentando, quindi è un trend. Vedete come per esempio l'healthy eating, piuttosto che l'organic, local food, sono assolutamente dei temi che stanno crescendo di interesse nella gente. E vi voglio parlare un poco di questo proprio, perché quando si parla di conscious eating, no? Sapere che cosa si mangia. Abbiamo parlato prima di sprechi, ma lo sapete quanto è, a quanto corrisponde lo spreco domestico? In casa noi sprechiamo tantissimo. Infatti, voglio dire, c'è la mia amica Lisa, che mi ricordo una volta mi ha detto: guarda Michele, se tu vuoi sprecare poco, la prima cosa che devi fare è andare a fare la spesa dopo che hai mangiato. Perché andare a fare la spesa praticamente a stomaco pieno fa sì che innanzitutto compri di meno. Però poi, quando noi compriamo, e per esempio andiamo a comprare la verdura coltivata in maniera fatta bene, no? Quindi in maniera appunto consapevole, quanto poi lo sprechiamo? Voi pensate praticamente che, per esempio, il frigorifero è l'oggetto più banalizzato in casa. Viene comprato esclusivamente, quasi la prima ragione d'acquisto è l'estetica, perché chiaramente in cucina, ma non pensiamo, per esempio, che il frigorifero serve a contenere una delle principali fonti di spese della famiglia, perché quando si va al supermercato, si va da qualche parte, si spendono centinaia di euro per portare la roba a casa. E se la roba non è conservata bene, si butta. Ecco la principale fonte di spreco, per esempio, in famiglia. E bisogna conservare, non è semplicemente una questione di temperatura, è una questione anche di umidità. Ecco perché la tecnologia oggi interviene, per esempio, anche in un prodotto così banalizzato come il frigorifero, per fare in modo, per esempio, che un alimento, come la verdura, coltivata bene, eccetera, eccetera, duri anche più di 10 giorni, 14 giorni, conservando totalmente le proprie qualità. E questo per quanto riguarda lo spreco. Ma di fatto, per esempio, la conservazione sottovuoto è un'altra delle modalità per
aumentare la durata del nostro prodotto una volta che l'abbiamo acquistato. Però, e l'abbiamo visto praticamente con Norbert, quando si parla di sostenibilità non si può anche non pensare a cuocere bene, no, il prodotto. Pensiamo, noi andiamo a, per esempio, parlavamo con Norbert ieri avantieri, ci diceva per esempio un pollo ruspante allevato in maniera proprio genuina può costare fino a 30 euro, 35 euro al chilo, quando invece magari al supermercato lo troviamo a 3-4 euro. Ecco, pensate, noi andiamo a spendere 35 euro per un pollo ruspante e poi sbagliamo la cottura. E invece, per esempio, oggi ci sono delle tecnologie che possiamo portare a casa che ci permettono di cucinare al meglio, conservando in tutto e per tutto le caratteristiche proprio organolettiche, ma anche proprio di gusto del cibo che andiamo a comprare. Per esempio, voglio dire, con una cottura sous vide all'interno di un forno a vapore, dove, tra l'altro, forno a vapore che ci permette di conservare al meglio tutte le proprietà nutritive, organolettiche, no, di un prodotto. Prendete praticamente un broccolo coltivato in maniera assolutamente responsabile, assolutamente sostenibile, poi lo buttiamo in acqua e perdiamo praticamente quasi tutte le vitamine in esso contenute. Quando invece, per esempio, con una cottura in un forno a vapore, noi riusciamo ad avere, non dico proprio le stesse vitamine come se lo dovessimo mangiare crudo, ma di fatto con una riduzione molto più bassa. E questa è sostenibilità, se voi ci pensate, no, alla fine, perché significa ridurre lo spreco. Ma abbiamo anche parlato di healthy eating, no? Cucina salutare. E questo è anche un argomento importantissimo quando si parla praticamente di sostenibilità. Molto spesso, no, si parla di temperature estremamente alte, non sappiamo friggere, eccetera, e magari temperature estremamente alte rovinano e fanno male poi. Ecco, per esempio, che anche qui la tecnologia oggi in casa ci permette, porta addirittura il concetto di temperatura sul piano cottura. Noi sul piano cottura facciamo semplicemente o aumentiamo la fiamma o lo abbassiamo. Non abbiamo mai pensato a regolare la temperatura su un piano cottura, perché la temperatura è associata al forno. Io so che nel forno devo cuocere a 180 gradi. Non penso mai che invece quello che io cucino su una padella sia anche possa essere soggetto a temperatura. Ecco pertanto che la tecnologia entra in casa e ci permette di scegliere la temperatura giusta a cui, per esempio, friggere, evitando così il sorgere di tutte quelle proteine o caratteristiche che invece fanno male. O anche spreco di energia. O anche spreco di energia. Mi hai tolto le parole di bocca perché, per esempio, l'energia, noi consumiamo tantissima energia in casa, no, se ci pensate. E, per esempio, anche qui oggi la tecnologia ci dà una mano. Pensate che l'induzione consuma la metà di quello che serve, per esempio, per portare ad ebollizione un litro d'acqua. Con l'induzione si utilizza la metà dell'energia di quella che serve, per esempio, a gas, perché il gas di fatto praticamente disperde totalmente o buona parte praticamente dell'energia. E qui concludo, arriva praticamente alla conclusione. Abbiamo parlato, voglio dire, che la cucina è sempre di più uno spazio sociale, no? Dove si vive bene. Ebbene, uno dei drammi quando uno cucina a casa è che poi rimane l'odore. Oppure mentre uno cucina dice, ah cavolo, mi sono dimenticato di azionare la cappa, e quindi cosa faccio? In pieno inverno apro le finestre, quindi entra, spreco di energia anche lì. Bene, oggi invece anche qui la tecnologia ci viene d'aiuto, perché la cappa, per esempio, parla in maniera automatica. Si parlava praticamente, no, di connettività con la persona di Vodafone. Ecco che qui la connettività fa sì che la cappa entri in funzione esattamente con l'energia necessaria, partendo dall'energia che sta sviluppando il piano cottura di induzione, con un ambiente così poi salubre e privo di riducendo al massimo praticamente le perdite energetiche. Tra l'altro, voi sapete che nelle case di classe energetica A, per esempio, non si possono avere le cappe ad emissione, ma bisogna avere praticamente le cappe a ricircolo. Ecco quindi che praticamente noi abbiamo dei filtri a carbonio attivi che possono essere ravvivati
semplicemente mettendoli in forno, prolungando così praticamente la vita. E qui finisco. Waste, abbiamo parlato di Waste, la nostra è un'azienda che testa tutti i suoi prodotti per durare 20 anni. Questo fa sì che, come dire, il waste proprio del per esempio delle nostre lavatrici o dei nostri forni sia ridotto, perché durano 20 anni. E a questo si aggiunge, e praticamente ridurre il waste significa, quindi aumentare la durata dei nostri elettrodomestici, si traduce di fatto in una riduzione del waste. A cui si aggiunge poi il fatto che i nostri materiali sono più del 90% costituiti da metallo, quindi tutto il materiale è assolutamente riciclabile. Però, e qui concludo, abbiamo parlato di Food Heritage e adesso noi andremo ad assaggiare qualcosa che ci fa Pino Cutaia, e voglio proprio salutare Norbert e Pino Cutaia con questa ricetta, lasciatemi dire, che è una ricetta proprio siciliana, antica siciliana, rivisitata in maniera poi moderna, perché poi, e qui mi riconduco anche al titolo iniziale, La crescita alla felice, alla fine noi andiamo avanti. L'impatto non può essere zero, l'importante è innovare utilizzando le tecnologie in maniera da ridurre il più possibile praticamente l'impatto. Prego con il video, grazie. Se devo immaginare qualcosa di felice, penso a un viaggio. Le mie montagne mi abbracciano e mi proteggono. Le amo, ma so che se voglio vederle davvero, devo guardarle da distante. A volte è necessario allontanarsi dalla propria terra per riscoprirla. Il territorio ha formato la mia identità, ma il viaggio mi ha aiutato a definirla. Tutti noi abbiamo bisogno di un'identità. Vedo il mare come un pirata, come qualcosa di inaffidabile, no? Però in cucina è un ingrediente fondamentale, perché lo vedo modellabile. La salsa ha un bel rapporto con la Sicilia, un ingrediente come il sale, come l'olio, non manca mai. Si pesca quando non c'è la luna, con la lampara. E diventa esca per i pescatori, diventa ingrediente per le case. È un piatto, ma dietro a questo piatto ci sono delle storie da raccontare. È la cucina delle illusioni. Il pesce deve essere consumato fresco. Nello speciale cassetto Perfect Fresh, la combinazione di temperatura e umidità controllate mi permettono di conservare le sarde più a lungo. Una volta pulite e preparate, è necessaria una cottura in forno delicata e precisa per mantenere morbida la consistenza della polpa. Completo il piatto con una crema di broccoli cotti al vapore e decoro con cipolle brasate in un sottile confine tra terra e mare. Grazie e buon appetito. Grazie.